È finito tutto. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Fermare quello che sta per arrivare. Legge uguale per tutti, questo lo devono capire. Nel momento in cui a questi signori le si osa solo sfiorare da lontano, questi signori si ribellano e distruggono tutte le persone che hanno solo il coraggio di fare il proprio lavoro. Allora Caselli sarebbe un criminale! È proprio la rete che in qualche maniera ci ha salvati. E la rete ci salva e ci salverà. Sicuramente la verità verrà a galla. Io sono un cittadino, non un parlamentare, sono condannato per mafia. No, lei non è vero. Esiste la sanzione reputazionale. Qua stanno cercando di far sì che le indagini vengano insabbiate, perché dietro non c'è soltanto la 'ndrangheta o la mafia, dietro c'è la massoneria. Viva Giovanni Falcone! Viva Peppino Impastato! Viva Pippo Fava! Viva Paolo Borsellino! E viva Giorgio Ambrosoli! Viva gli italiani dell'onestà e della legalità, ma anche del coraggio intellettuale della verità! Le minacce al testa non le fa nessuno. No, sto facendo una minaccia, sto cercando di capire come va. Le minacce al testa non le fa nessuno, se no io mi tolgo la tocca e me ne va. Capita chi? Lei non ha diritto di parlare con Caselli, non Caselli. Caselli. Viva Caselli! Viva il pull antimafia! Ora vai, ragazzi dei panci! Abbiamo organizzato
un mese fa circa la presentazione dell'ultimo libro di Claudio Fava, mi fa piacere stasera venire appunto con voi Gioacchino Genchi. Non sto a presentare Gioacchino Genchi perché è un po' complicato presentarlo e un po' perché penso che voi qualcosa sappiate di lui, ma siccome il libro racconta in un certo senso la sua storia, preferirei che lasciare a lui la parola per spiegare che mestiere, iniziare con questa domanda, che mestiere fa Gioacchino Genchi. Poi Gioacchino, se sei d'accordo, magari facciamo magari tipo 10 minuti, poi qualche altra domanda, se riusciamo a mettere mai un dialogo, se possibile, poi vi do io se vuoi. Buonasera intanto a tutti, grazie di essere venuti nonostante la serata non sia propizia per uscire di casa, però oggi se si vuole avere un po' di informazione e un po' di disintossicazione da quello che ci viene propinato nelle televisioni e sui giornali, alcuni giornali, si deve fare qualche piccolo sacrificio, altrimenti si rischia di morire disinformati. Io come mestiere faccio lo scandalo, diciamo. Chiedo di professione scandalo, il più grande scandalo della Repubblica, quindi non è una cosa che capita tutti i giorni, sentirsi attribuito un primato della Repubblica, fortunatamente ha salvato il periodo monarchico, e non siamo partiti dalla pluralità perché diciamo, dal punto di vista anagrafico io sono nato nel 1960, ma era il 1960, quindi non il 1860, perché se fosse stato il 1860 avrebbe detto dal Regno d'Italia alla luce. Io non so nemmeno come e perché mi sono inventato questo mestiere, diciamo, è nato per caso. Io ho fatto studi giuridici, ho fatto l'università e giurisprudenza, dopo aver fatto gli studi superiori, l'istituto sperimentale informatico. È stata una lotta con i miei familiari perché loro volevano che io facessi liceo classico. Io da bambino ero cresciuto nella libreria di mio padre, quindi avevo letto tanti di quei libri, cominciando dai ragazzi, dai libri per ragazzi, per arrivare ai libri di storia classici, per cui avevo iniziato a maturare una passione per l'elettronica, per le tecnologie emergenti, ero un radioamatore da ragazzo. E così sono andato in questo istituto, quindi ho tradito un po' le aspettative dei miei genitori. Ho fatto gli studi seriamente, sono diplomato con 60-60esimi, poi è subentrato, è ritornato, diciamo, il momento umanistico. Conoscevo una ragazza che aveva un anno più di me che andava in giurisprudenza, quindi sono iscritto in giurisprudenza, ho rifatto il liceo serale, quindi ho dovuto riprendere il latino, perché in giurisprudenza senza il latino non si può nemmeno sostenere l'esame di diritto romano. E ho fatto seriamente gli studi, mi sono laureato con 110 e lode, quindi insomma, una carriera universitaria molto seria. Ho iniziato a fare la professione di avvocato. Una professione che ho fatto per alcuni anni, al punto tale che quando poi feci il concorso in polizia, dopo un anno e mezzo, mi è arrivata una sorpresa. Ero tornato dal corso già commissario di polizia, mi è arrivata una sorpresa, un accertamento dell'ufficio imposte dirette. L'ufficio imposte dirette mi contestava la denuncia del re, mancata presentazione della denuncia dei redditi dell'anno 1986 e dichiarazione dei redditi inattendibile. Quindi secondo loro io non avrei presentato la denuncia dei redditi, e non l'avevo in effetti presentata, e il reddito che avevo dichiarato col modello 101, così si chiamava all'epoca, era inattendibile, secondo loro. Il modello 101 era quello che mi aveva rilasciato il Ministero dell'Interno, cioè il codice fiscale del Ministero dell'Interno, il mio codice fiscale, l'importo. E siccome gli anni precedenti, 2 anni precedenti, quasi 3, avevo presentato il modello 740,
e il mio reddito era più di 20 volte superiore a quello della polizia, il reddito di avvocato, di procuratore legale all'epoca. Secondo loro io avevo presentato una denuncia inattendibile e non avevo omesso di presentare il 740. Così ho fatto il ricorso alla commissione tributaria. Quando mi è arrivata l'avviso per l'udienza sono andato a difendermi e sono andato là in divisa, ero in divisa. Mi hanno detto: scusi commissario, ma cosa fa lei qua? Io sono venuto per trattare il ricorso, quello che avete sul tavolo, perché i commissari di polizia adesso fanno i ricorsi alla commissione tributaria. Sì, mi avete mandato l'avviso, quelli ancora non l'hanno letto, hanno aperto la pratica, si sono messi a ridere e mi hanno detto: ma scusi dottore, ma ci spiega chi gliel'ha fatto fare a lei, visto che guadagnava tanti soldi come avvocato, di fare il concorso di polizia? E lì è stato difficile rispondere, perché sarebbe stato un discorso troppo lungo. Visto che me l'avete chiesto, io vi dico perché ho fatto il concorso in polizia. Non certo perché ho fallito, perché lo dimostra quell'accertamento dell'ufficio in posta diretta, di cui parlo peraltro nel libro diffusamente. Perché nella vita non è solo il denaro, il successo, quello che ti può determinare le scelte fondamentali, ci sono altri valori, ci sono dei principi, c'è un qualcosa che tu maturi dentro e che a un certo punto si è sprigionata. Io vi ruberò qualche minuto in più perché voglio raccontarvelo e voglio introdurre proprio da questo, poi mi riallaccerò anche a Fava, visto che tocca parlare dopo di lui nello stesso posto, quindi con le stesse persone che hanno sentito Fava, perché a Fava si collega proprio un momento particolare della mia vita professionale. Il mio primo approccio con la polizia parte proprio con Fava, che io vi dico sinceramente, perché io non sono uno che parla per slogan, io non lo conoscevo Fava, io pur essendo un giovane siciliano non sapevo chi fosse tipo Fava. E poi vi dico come mi è capitato la prima volta di conoscerlo, però voglio raccontarvi come e perché io sono entrato in polizia e perché oggi sono qua, perché ho fatto le scelte in polizia, quelle scelte che feci quell'autunno, nel mese di ottobre del 1992, dopo che avevano ammazzato Paolo Borsellino, quando con dirigente della squadra mobile di Palermo, il dottor Arnaldo La Barbera, noi sentimmo due collaboratori di giustizia, Candura e Valenti, che erano in località protetta, a Mantova, in un posto che era stato scelto, era stato procurato da un funzionario di polizia, che era amico di Arnaldo La Barbera, che era aggregato a Palermo, e che all'epoca era il dirigente della squadra mobile di Bergamo. Questo funzionario si chiamava Vincenzo Vincenzo. E io andai a Mantova con il magistrato della procura antimafia di Caltanissetta, il dottore Petralì, a sentire questi due pentiti, che furono quelli che aprirono la strada per la strage, per le indagini sulla strage di Via D'Amelio, dicendo chi aveva rubato la macchina e indicandoci Scarantino. E quando sentimmo quei due pentiti che erano già stati addestrati dal dottor La Barbera e dal dottor Ricciardi, che abbiamo trovato a Mantova già da alcuni giorni, io arrivai col magistrato di Caltanissetta, io dissi subito che quelli avevano mentito e che Scarantino non poteva essere stato colui che aveva potuto organizzare quella strage. Io sono stato bandito, sono stato preso per pazzo. Queste persone hanno fatto carriera, La Barbera è diventato prefetto, il dottore Ricciardi è diventato questore, adesso è il questore di Bergamo. E io sono stato sospeso dalla polizia e c'è una proposta di restituzione per me. Però a distanza di 17 anni Scarantino ha ritrattato. E quei due hanno detto che sono stati costretti a dire quelle cose. Questa è la storia. Tanto per usare nomi e cognomi. Quindi quando lo incontrare il dottor Ricciardi, e dì, ma è quello che ha sentito a Mantova con il dottor Genchi, Candura e Valenti, adesso Candura e Valenti hanno ritrattato tutto come Scarantino.
quelli che hanno fatto carriera con queste cose, nascondendo la verità su quelle stragi e facendo credere agli italiani una verità falsa, per non accertare i colpevoli veri di quella strage. Questi sono i fatti. E adesso vi dico perché io scelsi di fare il concorso in polizia pur avendo una carriera florida come avvocato. E tutto sta nella mia origine familiare. Io vengo da una famiglia molto umile, molto semplice. Nella mia famiglia, da almeno 7-8 generazioni, mio nonno, mio bisnonno, tutti gli ali erano dei falegnami. E lavoravano il legno di castagno, il legno di un'essenza che si produce nel bosco del mio paese, che è Castelbuono, un paese con un bellissimo bosco, dove crescono questi alberi di castagno che vengono tagliati in base agli anni, a secondo quanti anni vengono, se ne lasciano alcuni ovviamente, e il legno viene utilizzato per costruire dei mobili, degli infissi pregiati, un legno veramente molto bello, a me piace tantissimo. E nella mia famiglia erano tutti falegnami da non so quante generazioni. Mio padre era il più piccolo di 7 figli, era nato nel 1919 e aveva 20 anni quando nel 1939 a Castelbuono aprirono la sede del Banco di Sicilia. E mio padre fu assunto in prova al Banco di Sicilia. E dopo l'assunzione in prova, il podestà del paese, siamo in pieno periodo fascista, il podestà del paese era andato alla falegnameria di mio nonno, che era un socialista, un vecchio socialista, come tutta la sua famiglia di tradizioni socialiste. E gli ha detto: caro Gioacchino, adesso c'è anche, se tu non lo farai mai, quantomeno tuo figlio, se vuole essere confermato in banca, deve farsi la tessera fascista. Mio nonno, per come mi raccontava mio padre quando ero bambino, sorrise al podestà, disse: non lo so, mio figlio è libero di fare quello che vuole. Da me saprà che fino a quando per lavorare al banco da falegname non ci vuole la tessera fascista, lui avrà comunque come vivere dignitosamente, come sono riuscito a vivere io, e con me, mio padre, mio nonno. Mio padre fu più irremovibile di mio nonno e non si fece la tessera fascista e non fu confermato al Banco di Sicilia. Nel giro di qualche giorno gli arrivò la lettera e dovette ritornare a lavorare al Banco da falegname. Io ero bambino quando mio padre mi teneva sulle ginocchia e mi raccontava questo aneddoto. E mio padre non voleva che io mi formassi politicamente, no, mi è sempre lasciato libero, e sapessi come mi ha lasciato libero. Però lui voleva darmi questo insegnamento, che nella vita non bisogna mai fare le cose perché c'è un fine, un tornaconto. E io così iniziai a capire da bambino che cos'era il fascismo, che cos'era stata la dittatura, che cos'era la libertà, da questo esempio di come si costringe una persona a essere qualcosa che non è per bisogno. E nella mia famiglia, con questa grande tradizione antifascista, si aggregò uno zio che sposò una sorella di mia madre, che era un grande uomo, che io guardavo da bambino come un esempio, perché era una persona di grande cultura, era un insegnante, era un suonatore di violino, era un attore, era un poeta, un uomo tra l'altro di grande fascino. Io ricordo la povera mia zia, era disperata, perché chissà quante fidanzate aveva questo mio zio, che si chiamava Gino Perollo. E io guardavo da bambino questo zio, che per me era un mito, e non era solo un uomo di grande fascino, di grande intelligenza, di grande cultura, perché era anche un grande leader del Partito Comunista Italiano. Un deputato del Partito Comunista in Sicilia, e si candidava alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana ogni volta nella lista Togliatti, perché facevano una lista in più, una specie di lista civetta, non in dissenso, perché lui era organico al Partito Comunista, guai a chi gli toglieva il Partito Comunista,
Ma il Partito Comunista creava una lista in più per prendere un seggio in più coi resti, e lui riusciva sempre a essere eletto, quindi rischiava una roulette russa alle elezioni, perché se fosse candidato in una lista con la faccia del martello sarebbe stato eletto sempre, mentre rischiava di non essere eletto e pigliava sempre il seggio, anche quando la lista del Partito Comunista perdeva il seggio perché c'era una pressione elettorale, grazie alla lista Togliatti, la lista Civetta, riuscivano a prendere un seggio in più e lui riusciva a essere sempre eletto. E mio zio si dimetteva a mezza legislatura, faceva mezza legislatura lui, poi si dimetteva e faceva entrare il compagno che c'era dopo, e lui ritornava con i contadini, con gli operai, con i lavoratori, in mezzo agli studenti a fare attività politica. Io guardavo questo uomo, per me è rimasto un mito. E quando io ero bambino c'era... Non si usa più far così, mai, vai, si mettono le radici, c'hanno l'attac sotto i pantaloni ormai. E quando io ero bambino a casa nostra veniva un suo amico, veniva tutte le estate, perché la nostra casa di campagna era una casa dove si riuniva tutta la famiglia, e tutte le estati veniva questo suo amico con la moglie, una signora deliziosa, ed era... Io lo chiamavo zio, questo suo amico, perché mi voleva tanto bene e perché giocava con me da bambino in un modo come non giocava nessuno. Lui mi prendeva fra le braccia e mi lanciava verso l'alto, mi faceva volare. Nella mia famiglia, forse perché non ci sono mai stati grandi atleti, nessuno faceva questo gioco. Questo zio che veniva, mi prendeva fra le braccia e mi faceva volare. Io lo guardavo questi occhi enormi, guardavo questi denti bianchi, questa bocca enorme, questo sorriso, e la sera quando poi se ne andava era distrutto, perché io non lo mollavo un attimo, gli piombavo sotto nelle gambe, lo abbracciavo alle ginocchia e lo costringevo a lanciarmi verso l'alto. Lui mi lanciava, mi faceva precipitare, ormai sono andato a terra, fortunatamente, e lui si faceva volare. Poi mio zio è morto, e questo zio io non lo vedi più. Lo zio Pio si chiamava, era più la torre. E poi io crescendo andavo in televisione, cominciavo a leggerlo sui giornali, lo cominciavo a leggere nei libri della libreria di mio padre, che era una specie di salotto culturale del paese, dove veniva il sindaco, il notaio, il pretore, il maresciallo dei carabinieri, il preside, il direttore didattico, la sera si commentava di politica, si commentava dei libri, io sentivo parlare questi grandi da bambino. E io sentivo parlare di questo Pio La Torre che aveva avuto il coraggio di prendere le redini della Camera del Lavoro a Corleone dopo che la mafia aveva ucciso Placido Rizzotto. E così sentivo le gesta di questo grande uomo che aveva avuto la capacità di portare a comiso le bandiere rosse del Partito Comunista con le bandiere della Democrazia Cristiana e dell'Azione Cattolica contro i missili a Comiso per la pace, quindi di unire due forze politiche che non si erano mai unite, che si erano sempre avversate per la pace, contro la mafia. Però i rapporti con Pio La Torre erano interrotti. E così, quando intrapresi gli studi universitari, avevo già completato, avevo quasi dato tutte le materie, era l'aprile del 1982, e io decisi di fare la tesi di laurea sulla proposta di legge di Pio La Torre sul sequestro dei beni alla mafia, perché avevo letto un suo articolo dove proprio lui diceva che se noi vogliamo colpire la mafia dobbiamo colpire il patrimonio della mafia, perché la mafia è oppressione in quanto arricchimento, in quanto attraverso il sistema criminale si toglie allo Stato, si toglie alle aziende, si toglie alla gente, si toglie ai cittadini nel nome di una cultura che è l'arricchimento, il frutto proprio della locupletazione del denaro attraverso tutti i tipi di attività illecite, dalle estorsioni al traffico di droghe, sequestri di persone, il traffico di armi. E io questa idea della sua proposta di legge, che doveva introdurre anche l'articolo 416 bis, l'associazione a delinquere e stampo mafioso, voleva essere l'occasione per incontrare e conoscere Pio La Torre. E così quella mattina, era la fine di aprile del 1982, andai alla facoltà di giurisprudenza a parlare con il professore di diritto penale, feci anticamera perché c'erano altri studenti prima di me, poi sono entrato
Ho detto, professore, io voglio fare la tesi sulla proposta di legge di Pio La Torre per introdurre il 416 bis e sul sequestro dei beni ai mafiosi. Il professore si è messo a ridere e mi ha detto, Genchi, non puoi fare la tesi di laurea sulla proposta di legge. Le tesi di laurea si fanno sulle leggi. Magari fai una tesi di laurea sull'associazione a delinquere e parli della mafia. Ma professore, è importante, sì, ma guarda, questa proposta di Pio La Torre è una proposta politica. Quella legge non diventerà mai legge dello Stato, quella sua proposta. Ma guarda, è importante, sicuramente il Parlamento prima o dopo dovrà varare, perché se si vuole veramente sconfiggere la mafia, se si vuole colpire la mafia bisogna prevedere i patrimoni, bisogna prevedere un reato per questo nuovo modo di delinquere. E ricordo il professore con le mani così, mi diceva, Genchi, ma tu pensi che il tacchino possa festeggiare il Natale, riferendosi al Parlamento? E così quel giorno tornai a casa triste, perché non potevo fare la tesi di laurea sulla proposta di legge, nonostante avessi detto al professore, guarda, io l'ho conosciuto da bambino, sicuramente se lo vado a trovare lui si ricorderà di me, di mio zio, mi darà tutto il materiale per fare la tesi di laurea. Ho detto, Genchi, no, è possibile. E tornai triste a casa, perché non avevo più l'occasione, che cercavo da chissà quanti anni di rincontrare quello zio Pio per vedere se si ricordasse di me. Guardate che io non ero comunista, perché io da ragazzo, un po' per le presentazioni, un po' per la reazione familiare, avevo avuto altro tipo di performance quando si erano 14 anni. Magari c'è una ragazza graziosa nella sede del Fronte della Gioventù, piuttosto che quella di Lotta Continua, dove per la verità non è che fossero eccellenti, ma erano tutte femministe, tutte così. E quindi magari si fanno certe scelte politiche da ragazzo, perché magari si è portati più da questi tipi di sentimenti, da questi tipi di attrazioni. Proprio poi in quella sezione del Fronte della Gioventù che vennero pure alcune ragazze che erano di Lotta Continua, quelle più graziose per la verità, e portarono la loro musica, portarono Puccini, De André, e in quella non si ci capiva più nulla, era una tempesta ideologica, ormonale, in cui poi ormai le confusioni erano tali. Però una scelta l'avevo fatta da ragazzo, sicuramente quella di non diventare democristiano. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta, fortunatamente. E così la mia grande ammirazione per Pio La Torre non nasceva, ripeto, per il fatto che io mi sentissi dentro un comunista, assolutamente, proprio non, no, la grande ammirazione proprio di questo grande uomo, di questo uomo coraggioso che aveva fatto le cose che vi ho detto. Quando sono arrivato a casa da mia zia, perché abitavo da una mia zia, una sorella di mio padre, nei pressi del Corso Pisani, vicino a Piazza Turba, sentire le sirene della polizia, dei carabinieri che correvano in direzione di una stradina vicino al palazzo dove abitava mia zia. E incuriosito mi sono avvicinato, ho visto tanta gente, la strada bloccata. Così sono andato ancora più avanti, come se io avvertissi che c'era qualcosa di mio in quella strada. Quando fui proprio quasi vicino, mi dissero che avevano ammazzato due persone. Lontano vidi una Fiat 132 crivellata di colpi di Kalashnikov, a terra una marea di bossoli. Feci ancora passi avanti, proprio a punto tale, mi ricordo che un poliziotto mi richiamò, pensavo, dove sta andando? E vidi l'autista ucciso. Non lo conoscevo. Quando fece ancora un passo avanti, riverso sulle sue gambe, con un piede fuori dallo sportello del lato accanto all'autista, riconobbi quei denti bianchi, quella bocca, quegli occhi, quel volto di quell'uomo che non sorrideva più. Era lo zio Pio, l'avevano ammazzato. Era il primo omicidio di mafia a cui assistevo, di una lunga, lunghissima serie di omicidi di mafia. Ecco, io penso che quel giorno si è segnato il mio destino. Non è scappato subito dentro, ma quella cosa mi ha lasciato il segno. Ed è un segno che io ho portato avanti negli anni con grande sofferenza. Ed è la stessa sofferenza con cui ho visto morire Giovanni Falcone, con cui ho visto morire Francesca Morvillo, con cui ho visto i miei colleghi estratti a brandelli dalle macchine blindate,
di Fapaci, con cui ho visto raccogliere i resti dei miei colleghi in via D'Amelio, con cui ho visto bruciare ancora il corpo di Paolo Borsellino in via D'Amelio. E queste cose, questi sentimenti poi non ti fanno fare delle scelte perché devi fare carriera o diventare questore di Bergamo, questore di Palermo, calpestando la verità, cercando l'opportunismo e le occasioni buone. Ma ti danno dei sentimenti che ti blindano, se non nel fisico e nel corpo, ti blindano l'anima e non consentono che nella tua anima possa entrare l'egoismo, l'affarismo, l'interesse a subornare la verità nel nome della politica o di coloro che calpestano la verità per pensare alle proprie carriere. Ecco perché poi non ho avuto paura a fare le indagini sui potenti. Le ho fatte principalmente nel riscatto di quella dignità, di quel diritto che tutte le persone che ho contribuito a far mandare in carcere anche all'ergastolo hanno. Quelle persone che stanno scontando gli ergastoli, compresi i mafiosi, hanno il diritto di pretendere da questo Stato che anche le persone in nome e per conto delle quali loro hanno fatto le stragi, hanno fatto gli omicidi e stanno pagando col carcere, paghino come loro e vadano in carcere come loro. E questo è il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il principio di quella legge uguale per tutti, che i padri della nostra Costituzione, quei padri costituenti che hanno combattuto contro il fascismo e hanno pagato anche con la vita e col carcere, come Sandro Pertini, contro il fascismo per darci un'Italia libera, in cui non fossimo solo liberi di andare a votare, un voto che ci hanno eroso prima con la logica del bisogno, adesso togliendoci pure la preferenza, ma una libertà che fosse anche uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di quelli che non si vogliono fare processare, prima ancora di potersi fare condannare. Scusate se mi sono dilungato, ma la risposta del perché è nato, diciamo, questa professionalità, questo modo di fare queste indagini, di lavorare a fianco dei migliori magistrati che ci sono stati in Italia nelle indagini più importanti, non è qualcosa che può nascere perché si è fatta una scuola di specializzazione o perché si è diventati bravi nell'informatica o nelle tecnologie dell'elettronico, nei tabulati o nell'intercettazione. Quelle sono tutte cose che vengono dopo, perché non c'è nessuna intercettazione, nessun computer che può reggere quello che è un sentimento. Ed è stata la forza dei sentimenti e la forza dei valori che ha animato la mia modesta professionalità. Prima ti faccio una domanda, ti volevo chiedere se le ultime battute che hai fatto hai parlato del tuo lavoro con alcuni magistrati, Falcone prima di tutto e tanti altri, Fontani prima di dire qui. L'episodio credo sia rimasto un po' l'immagine che tutti abbiamo presente quando Antonino Caponnetto ha detto è finita, e tu eri lì, ecco, insieme a lui. Interessante capire per tutti noi cosa è accaduto insomma tra questo maggio e questo luglio del 1992. Tu eri proprio lì, li hai visti, come hai raccontato prima, che clima si è vissuto, davvero si pensava fosse finita, che reazione c'è stata? A me ha stupito, leggendo un po' il libro, non ho ancora finito mille pagine, però sono a un punto, che tu dopo un'ora eri a un castello sopra via D'Amelio, che guarda caso se ne riparla ancora adesso, eccetera, eccetera. Da dove hai tenuto l'intuizione di andare lì, suonare il campanello, un'ora dopo che Borsellino e via D'Amelio hanno stato in aria, insomma, ecco, tu voglio dire, sei un testimone privilegiato, tu c'eri, no? Per sentito dire, e quindi io posso raccontare in prima persona cose che noi non sappiamo, abbiamo sentito dire, quindi la tua testimonianza sia molto importante, non una testimonianza per il tribunale dove eri anche stamattina, ma una testimonianza civile, visto anche perché poi nonostante si è raccontato giustamente tutta questa vicenda della tua famiglia, mi sembra un racconto molto importante, proprio la torre da cui è partita, una cosa fondamentale di questa
cosa il sequestro di beni, su cui poi peraltro Libera, che è uno dei promotori, è nata su questa raccogliendo 1 milione più firme perché diventasse una legge, per assegnare questo patrimonio, restituirlo alla collettività. Ecco, tutta questa cosa tu l'hai vissuta direttamente, per me è interessante quindi capirla e raccontarla di persona, visto che chi c'eri. E l'altra cosa, appunto, non hai finito di rispondere perché non ci hai ancora ben raccontato che tu sei un vicequestore della polizia, se non sbiro, ma sei sospeso, ma non ti hanno ancora radiato, quindi è interessante capire cosa succede in questa cosa, perché tu sei un uomo delle istituzioni, ci sei stato e ci sei fino al collo, però per una qualche ragione ci sono due inchieste che ti hanno tolto, due inchieste che lasciano un buco aperto in Italia. Penso, chi meglio di te può raccontarcelo? Io ero commissario quando Ricciardi era vicequestore. Io sono rimasto vicequestore e lui era il vicequestore. Però Candura e Valenti hanno ricattato tutto. Hanno detto che sono stati costretti a dire cose che hanno detto. Quindi fate con di voi adesso. E vorrei partire da Fava, però, consentitemi, perché... Ripeto che non sapevo che fosse Fava. Tra l'altro il suo giornale Siciliani veniva pubblicato a Catania, quindi poi io non vivevo a Palermo, vivevo a Castelbuono, paesino. Ho frequentato l'università, lavoravo, quindi avevo un'attività piuttosto intensa, come anche già come avvocato, quindi tutta la procuratore legale, quindi insomma uno studio avviatissimo, non è che si poteva arrivare con l'accertamento dell'ufficio imposta se non ci fossero state quelle attività, quindi non conoscevo Fava, semplice, forse mi può fare una colpa oggi. Quando feci il concorso in polizia l'ho superato, sono arrivato fra i primi alla graduatoria nazionale, senza raccomandazione, questo lo dico ai giovani che i concorsi polizia e magistratura si possono benissimo vincere studiando, perché fortunatamente queste istituzioni sono istituzioni del popolo e ci sono i figli del popolo, come diceva Pasolini, e la grande forza dello Stato è proprio il reclutamento dei carabinieri, dei poliziotti, dei magistrati, che reclutano fra i figli degli operai, dei contadini, degli insegnanti, della gente semplice, gli uomini che indossano una divisa, che indossano una toga e che poi devono rappresentare lo Stato. Quindi questa è la grande fortuna, diciamo, dello Stato democratico. E vinco il concorso e mi chiamano per presentare i documenti in questura. Io non ero mai stato in una questura in vita mia. Quindi la mattina metto la giacca, la cravatta e vado in questura. Io ho fatto il concorso nella primavera del 1985. La correzione degli iscritti, gli orali, siamo arrivati alla richiesta di presentazione dei documenti a novembre. Io poi sono stato messo in servizio il 30 dicembre del 1985. Arrivo in questura e vedo delle facce tese, tutti nervosi, sgarbati. Guardate che per uno che sta diventando un commissario di polizia, vedere quelli che dovranno essere ormai i suoi colleghi in quel modo è una tristezza. Sì, va bene, guarda, un attimo, aspetta un attimo. Ma guardi, dottore, sì, un attimo. Ed erano tutti neri. E si passavano fra le mani un giornale. E così io, incuriosito, non riuscivo a vedere il titolo che subiva. Ah, guarda qua, lui diceva a quell'altro. Aprivo questo giornale e io sbirciavo nel tentativo di riuscire a vedere. Non sono riuscito a vedere il titolo di questo giornale misterioso che quel giorno alla questura di Palermo aveva creato il finimondo. Alla fine riesco a parlare con un funzionario, capo di gabinetto, che si riceve la mia busta con i documenti che mi doveva mettere il timbro. Era ricevuto, tra l'altro mancata presentazione dei documenti, decadenza
dall'impiego, quindi per me era importante che loro mi dessero la ricevuta, che controllassero tutto, che ci fosse un momento che lo doveva dedicare. Ho aspettato più di 3 ore, e tutti questo giornale in mano, ciao, usciva dalla stanza del questore. Quando poi fu ricevuto dal funzionario, che si è preso la busta, il giornale l'ho visto sul tavolo, e c'è scritto "I siciliani". Uscito dalla questura, la prima cosa che ho fatto è andare in edicola e comprare questo giornale. Cioè, che cosa doveva contenere questo giornale di talmente scandaloso che aveva messo in apprensione tutti i funzionari della questura di Palermo, che quel giorno sembravano, avete presente i calabroni o le api quando gli distruggete la... è così, è una cosa impressionante. Piglio l'edicola, adesso l'articolo non ve lo leggo, però ve lo dovete segnare, dovete leggerlo, è l'articolo dei siciliani del novembre del 1985, che parla di Contrada, Fava, prima che l'ammazzassero parlava di Contrada, parlava di Cassina, dei Cavalieri del Santo Sepolcro, delle collusioni all'interno della polizia della questura di Palermo, della massoneria, 1985. Andatelo a leggere, perché non mi piace farvi perdere tempo, poi è bene che... Ecco, io quel giorno capii chi era Contrada, prima poi di fare le indagini su Contrada, che porteranno Contrada. Contrada era un'entità siderale, era questore pure lui, come lo è il vostro di Bergamo, stato condannato a 10 anni, conciato in via definitiva dalla Cassazione per collusione con la mafia. E io lo capii quel giorno chi era Contrada e realizzai subito che cos'era il marcio dentro la polizia, perché riuscii a capire qual era il giornale che aveva messo in apprensione. E io sono entrato in polizia vaccinato, perché avevo letto, avevo iniziato, poi mi feci subito l'abbonamento al giornale di Fava. Ecco, questo tanto per dirvi come ho cominciato. Prima ancora di cominciare, sono andato a presentare i documenti. Io non ho incontrato Caponnetto a Palermo, perché quando io arrivai a Palermo già Caponnetto era uscito. Quando io ho conosciuto Falcone non c'era più Caponnetto all'ufficio istruzione. Già avevano silurato Falcone, i suoi amici del Consiglio Superiore della Magistratura, ciechi si ottenuti, dice Travaglio nella prefazione del libro. Però ne sentivo parlare. E quando lui venne a Palermo quel giorno, siamo andati a prenderlo noi con i miei uomini. Eravamo con 2 macchine quando lui ci lasciò quella intervista, prima di salire in macchina, ci lasciò sulla macchina, quando si è finito tutto. Io me lo ricordo, mi ricordo quest'uomo che piangeva come un bambino. E quel pianto ci ha dato la forza per reagire. Noi da allora abbiamo vissuto per smentire Caponnetto, per dimostrare a Caponnetto che si era sbagliato, perché non era finito tutto, perché quel giorno che doveva essere il giorno della fine è stato il giorno dell'inizio, perché quel martirio di quei poliziotti e di quei magistrati è stato la cosa più grande che la mafia ha potuto fare per far crescere delle coscienze civili. Io sono convinto che Falcone e Borsellino, come Francesca Morvillo, di cui poco si parla, secondo me sono contenti di essere morti. Sono contenti di essere morti perché con quella loro morte loro sono riusciti a far nascere in Italia un sentimento nazionale che non c'era mai stato, a far nascere una vera cultura dell'antimafia, di che cos'è lo Stato, di che cos'è la legalità. La mafia secondo me ha fatto il peggiore affare della sua vita nell'uccidere quei magistrati e quei poliziotti, perché grazie a quelle morti si è creato a Palermo, si è creato in tutta Italia una grande barriera, un grande muro tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Sono molti quelli che cercano di distruggere questo muro,
quelli che cercano di abbatterlo, quelli che cercano di fare breccia in questo muro per passare dall'altra parte, per utilizzare la cultura dell'antimafia, la cultura della legalità nel nome della mafia, per coloro che vendono statistiche di successi nella lotta alla mafia, come fa questo governo. Questo governo che ha impoverito le forze di polizia, a cui non dà tutti i soldi pure per la benzina, oltre che per gli straordinari, per le intercettazioni, per tutto, che vuole abolire le intercettazioni, che colpisce i magistrati antimafia, che colpisce i poliziotti, i carabinieri che fanno onestamente il proprio dovere, che però continuano a fare bene il loro dovere e continuano a dare risultati che sono risultati delle forze di polizia, non del governo. Il governo puntualmente raccoglie i momenti di difficoltà. Vi ricordate quando catturarono, dopo il no Berlusconi Day, quando catturarono Nicchi e quando catturarono fidanzati a Milano? Che il ministro Maroni e il presidente Berlusconi dissero che Nicchi era il numero due di Cosa Nostra, un ragazzo di 28 anni, che non aveva mai avuto un'imputazione di omicidio, mai, mai, nemmeno indagato, numero due di Cosa Nostra. Numero due di Cosa Nostra, come Candura e Valenti, sentiti da Ricciardi e la Barbera, erano gli autori della strage di Via D'Amelio, due farlocchi totali. Un mafioso non avrebbe manco affidato, se avesse fatto il posteggiatore abusivo nella piazza dove hanno fatto la riunione, non avrebbe manco affidato la macchina, preferiva lasciarla in divieto di sosta con il rischio della zona di rimozione, piuttosto che affidarla a uno come Scarantino, come Valente o come Candura. La mafia è una cosa seria, purtroppo, non è fatta di questi fatti. E il ministro ha detto, un pericolosissimo killer, Maroni. Quello non aveva mai avuto un'imputazione di omicidio. Questo è il modo con il quale questi prendono in giro gli italiani. Maroni, che è lo stesso Maroni che nel 1986, quando Berlusconi trovò la famosa microspia o la macrospia, perché era una big spia, sembrava una cabina telefonica, una microspia, però mai l'ho vista, non l'ho mai vista una microspia così grande, era in formato televisivo, 16 nomi. Nello studio, e ricordate il Cimicioglio? In diretta l'hanno fatto vedere. E poi le indagini hanno dimostrato che se l'aveva messo lui, è stato un suo collaboratore a me. I servizi, il complotto, cioè, i servizi fanno cose più serie. E ricordo la dichiarazione di un politico, la più intelligente dichiarazione, è fu di Maroni, il quale disse: quella se l'è messa lui. I servizi non fanno questa se l'è messa lui. Ha detto Maroni. Io sono stato sospeso dal servizio per aver citato Maroni al congresso dell'Italia dei Valori. E per aver detto queste cose, c'è in corso la proposta di restituzione in polizia. Io sono ancora sospeso per questo. Cioè, quelli della Diaz che hanno pestato i ragazzi sono stati promossi. Il dottor Ricciardi ha indagato a Caltanissetta per la subornazione di quei testimoni, per favoreggiamento ai killer di Capaci, e l'hanno promosso questore a Berga, dove era dal dirigente della morte. Io sono sospeso al servizio. Io non so se ha mandato qualcuno della Digos che glielo andrà a riferire, glielo può riferire. Io vorrei avere un dibattito con lui qua, questa sera, davanti ai cittadini di Bergamo, nella sua città, per vedere se la polizia può essere rappresentata da una persona che è indagata. Io mi auguro che sarà assolto, sicuramente, lui come gli altri, io non auguro il male a nessuno, però intanto è indagato. Io sono sospeso al servizio per aver detto queste cose. Vi rendete conto? Cioè, io per questo governo, per questo Presidente del Consiglio, ho detto di essere cacciato dalla polizia. E io ho detto una cosa, io ho rinunciato a candidarmi, è stato offerto, il cuore di Piero ha fatto ponti d'oro, io voglio vivere del mio lavoro, mi piace il mio, io pagherei pure per fare il lavoro che fa, mi pagano pure, figurate, mi pagano, cioè quando mi pagano dico, ma è possibile che mi pagano, cioè io pagherei pure per farlo e loro mi pagano, cioè a me non mi interessa candidarmi eccetera, però se io dovessi essere cacciato dalla polizia, il mio impegno da domani sarà quello di rientrare al Ministero dell'Interno dall'ingresso principale,
E da domani io lotterò per diventare ministro dell'interno. Ricciardi che era capo della mobile un po' di anni fa, sempre qua bene. E anche adesso è questo. Nome e cognome, è scritto nel libro. Il libro è uscito a dicembre dell'anno scorso, quando ancora Candura, Valenti e Scarantino non avevano ritrattato quelle dichiarazioni che sono state assunte a Mantova, che sono scritte nel libro. Quindi, cioè, non dovete credere a me. Il libro però ha data certa. Cioè io queste cose le ho dette 17 anni fa, che quelli erano farlocchi. Adesso l'hanno detto pure loro tre, che sono stati costretti a dire queste cose. Io chiedevo perché per me è farlocco da quando era capo della porta. Io non mi piace offendere, quindi non dico che è farlocco. Io questi sono i fatti. Io lo dissi 17 anni fa che quelli stavano mentendo e che erano stati addestrati per dire le cose che hanno detto. E lo disse a un magistrato della Procura Antimafia, che è stato magistrato della Procura Nazionale Antimafia, e il Procuratore della Repubblica. Signor Procuratore della Repubblica, per me lo Stato è quello. E io tornando, guidavo la macchina io, perché non ci diedero nemmeno la macchina e la scorta, non per me, che l'ho rifiutata. E l'ho rifiutata per iscritto, una lettera del 7 dicembre del 1992, al questore di Palermo che si chiamava Matteo V. Questo era insufficiente pure nel cognome. E questi sono fatti, signori. Voi domani, quando lo incontrate per strada, ma lei è il Ricciardi di cui diceva ieri sera il dottore Genchi? Diteglielo, puntate l'indice. Questo è lo Stato, questa è la politica. Io sono sospeso dal servizio e hanno tolto il tesserino, la pistola, le manette, che non ho mai utilizzato, anche perché me ne hanno dato un paio solo, che ne faccio con un paio? Ci siamo. Io sono sospeso dal servizio per avere parlato del cimicione, cioè per avere citato Maroni. L'ho chiamato a testimoniare il procedimento disciplinare, si sono rifiutati di citarlo. Dici, non è utile all'accertamento dei fatti sentire il ministro del... Come non è utile? Cioè io ho citato il ministro, io non ho detto che il ministro Maroni è un delinquente, non ho manco ricordato l'episodio quando prese a morsi al colpaccio di poliziotto. C'è mai quasi. Si fa carriera così. Io spero di non dover prendere a morsi un poliziotto per diventare ministro dell'interno pure io. Spero magari di mettere le manette a qualche poliziotto se mi danno un solo giorno per poterlo fare. Chissà cosa succede a Saviano allora. Ma Saviano, dico con tutto il rispetto, posto che io sono uno che lo ammira tantissimo per quello che è il suo coraggio, per quella che è stata la sua grande capacità di divulgazione di un fenomeno terribile, qual è la camorra, in tutti i suoi aspetti cruenti. Però Saviano intanto ci ha parlato nella prima fase solo di quelli che uccidono perché ti mettono una pistola in mano, ti impasticcano e ti vanno ad ammazzare una persona e tu non sai nemmeno perché lo stai uccidendo e sai solo che se non lo uccidi uccidono te, come è successo per un ragazzo di 17 anni che è stato ammazzato, si è rifiutato di commettere un omicidio qualche mese fa. Saviano queste cose prima, fino a qualche mese fa, quando pubblicava con la Mondadori non le diceva, quando gli facevano le interviste a Panorama e gli dedicavano la copertina di Panorama, queste cose non le diceva, perché nella stessa intervista ha detto che Maroni era il migliore ministro dell'interno della Repubblica Italiana. Io sono contento che Saviano sia cresciuto, che si stia evolvendo, non accetto alcune imprecisazioni storiche, perché non è che si può cominciare a parlare di mafia perché uno lo studia su Bignami e diventa eroe dell'antimafia, così. Cioè, me gli eroi dell'antimafia sono quelli che l'antimafia l'hanno fatta sul campo di battaglia, che hanno rischiato la vita, che hanno riportato delle ferite. Quelli che magari la mafia ha lasciato vivi, come posso essere io, solo perché è molto più pericoloso ucciderli. Perché se mi ammazzano, probabilmente tutto quello che io ho detto, ho scritto, non oggi, ma 17 anni fa, proprio da domani essere preso per oro colato. È più facile farmi passare per un pazzo, per un mitomane, togliermi... delegittimarmi, che se mi ammazzano, capite che cosa significa.
significa che quel libro diventa il Vangelo di ogni famiglia, che ognuno se lo legge e scopre chi è da Berlusconi, chi è Dell'Urci, chi è Cuffaro, no? E quindi tu rimani vivo semplicemente perché da morto sei più pericoloso di quanto non sei da vivo. Semplice. Ma tu non hai paura di morire? No. Perché? Perché faccio più paura da morto che da vivo. Quindi io la scorta me la sono fatta nel fare più paura da morto di quanto non riesco a fare da vivo. Per cui loro mi sostentano. Cioè, se, sicuramente se io avessi una crisi in questo momento, già ci sarebbe pronta sicuramente la rianimazione con l'ossigeno. Non facciamo che muore. Mi pare presente il consiglio, abbia detto che c'è in giro una persona che ha fatto 350.000 intercettazioni, pare si parlasse di te. Tu in realtà, qualcun altro dice, non hai mai fatto un'intercettazione in vita tua. Una sì. A una. Però tra 350.000 e una c'è una bella differenza. Ora, quindi magari raccontaci un pochettino questo tuo lavoro che c'entra con la telefonia, forse non c'entra tanto con le intercettazioni, c'entra di più con i tabulati, e mi sembra che di tabulati siano emerse tante cose, che tra cose interessanti anche c'è nel libro, e lo dicevi all'inizio, Genchi con il suo lavoro ha fatto scarcerare tanti innocenti. Ora, io mi di fronte a questo, insomma, i paladini del garantismo dovrebbero applaudire, ma mi sembra che quelli che diciamo che sono i paladini del garantismo non siano molto tuoi amici, mentre tu invece hai smontato, hai costruito tante inchieste, ma li hai smontate interpretate. Questo è l'aspetto interessante, in cui appunto di non prendere per buona la verità, ma di analizzarla con i fatti e con i dati. Il tuo lavoro è sui dati, su leggere i tabulati, leggere i file, magari si dice qualcosa anche in una famosa agenda di tal giudice Falcone, in cui la memoria è stata cancellata e qualcuno poi è andato a recuperarla. Grazie. Allora, scusa dottore, la prima domanda che aveva fatto, come mai lei ha avuto un intuito dopo Capacci per arrivare su, ecco, non ha risposto sì, a quella, devo capire, dopo Via D'Amelio, sì, dottoriato. Allora, siccome se sono l'intercettazione un po', magari qualcuno il libro l'ha letto, io non sono mai entrato una sola volta in vita mia in una sala ascolto, non ho mai ascoltato una sola intercettazione in diretta, mai fatto un'intercettazione, mi sono mai occupato di intercettazioni, non mi occupo di microspie, credetemi, se c'è da mettere le batterie al telecomando faccio mettere a mio figlio, perché io sbaglio pure il positivo e il negativo, perché li inverto, non sono un elettronico assolutamente, non sono mai peccato di presunzioni che non mi appartengo. L'unica intercettazione che ho fatto, e questa l'ho fatta, quando abbiamo cambiato casa, hanno montato i telefoni nello studio, nella stanza da letto, nella cucina, e li hanno messi in parallelo. Cioè che se si parlava dalla cucina, ho sentito mia moglie che parlava con sua madre dalla cucina. E io ho alzato il telefono allo studio, devo fare una telefonata, chiamare l'idraulico, c'era un tubo che perdeva, e ho sentito mia moglie che parlava con sua madre. Tra l'altro non ci ho capito nulla perché parlavano in sloveno, mia moglie è della minoranza slovena e goriziana, quindi un altro reato impossibile perché non sono mai riuscito a capire cosa si stavano dicendo. Questa è l'unica intercettazione del momento. Poi per il resto non ho mai fatto intercettazione. Il mio lavoro consiste nel ricevere le intercettazioni già fatte dalle polizie e carabinieri, le stesse copie che hanno i difensori degli imputati, per intenderci, e di analizzarle con dei tabulati telefonici, altro materiale, quindi creare un percorso logico di analisi attraverso l'uso dell'informatica, attraverso l'insieme di elementi che il cervello umano non riesce a razionalizzare, perché il cervello umano ha una capacità di tipo logico, però non riesce a cogliere alcuni aspetti. Io se volete porto qualche esempio, ma insomma vorrei rubargli un minuto del vostro tempo, così anche per raccontarvi un episodio anche recente. Ecco, si indagava su un omicidio di mafia in provincia di Crotone, avevano ucciso un killer di mafia, l'altro ferito anche una bambina che è ancora in coma, che si trovava col papà e la mamma. Altra catena di omicidi, ne ha ammazzati altri 3-4 dopo,
gente uccisa con le macchine blindate, con i bazooka, per parlare proprio di guerra, di Beirut. E si controverte poi su il patrimonio di queste cosche mafiose. A un killer ucciso viene trovata una chiavetta, una memory, presente, una comunissima chiavetta, e viene sequestrata insieme ai cellulari, con le SIM card, decine di cellulari, perché questi non è che ne hanno uno, due, tre, quattro, ne hanno decine. Si porta questo materiale allo studio, quindi iniziamo l'analisi con dei collaboratori informatici che mi aiutano, sono sicuramente molto più bravi di me in informatica, perché io lo ero da ragazzo, ma poi ovviamente non sono riuscito a curarmi come loro fanno, perché faccio un altro lavoro. E io ero a Roma, rientro, mi telefono il mio collaboratore e mi dice: dottore, guardi, ho trovato nella pendrive dei file cancellati attraverso un processo particolarissimo che era stata riformattata, eccetera. Sono due cartelle. In una c'è un contratto per la gestione di un supermercato, dove si capisce che è un contratto in cui ci sono dei proprietari che hanno fatto questo supermercato, che sono i familiari del mafioso, il mafioso, e c'è questa società che lo deve gestire. E poi in un'altra cartella una realizzazione di villette a schiera, quindi la mafia dell'edilizia che investe sul mattone, attraverso la compiacenza dei comuni, quindi che fanno diventare edificabili una certa area, c'è una serie di imprenditori che dovevano costruire chi la parte dello scheletro, quindi tutto il calcestruzzo, il cemento armato, e poi chi doveva fare le rifiniture. E c'era un contratto praticamente in cui si stabiliva chi erano i veri proprietari di quelle residence che si stava realizzando, erano gli stessi del supermercato. E tutto ruotava intorno a un commercialista, che era il commercialista nelle cosche. Il commercialista nelle cosche è stato indagato, intercettato, non è uscito assolutamente nulla perché una manina l'aveva informato che c'era un'intercettazione, infatti quello parlava tranquillamente, parlava con l'amante tranquillamente, però non parlava di mafia. Erano stati perquisiti i computer, non c'era nei suoi computer nulla delle aziende, tipo quella del supermercato, tipo quella dell'edilizia, tipo il calcestruzzo, non li curava lui, li curava un altro, e lui tutto pulito nel suo studio. Ed è stata archiviata l'indagine. Io ritorno la sera con l'ultimo volo, arrivo allo studio, lui mi ha fatto trovare proprio nel desktop del mio computer queste due cartelle. Quattro, abbiamo fatto un bingo, chiamo il magistrato, lo informo, dico: guarda, c'è, abbiamo trovato queste cose, perfetto. E guardo queste cartelle, che erano, c'erano anche i grafici della lottizzazione, arrivavano a circa 80-85 megabyte in totale. Però nel prospettino che lui mi ha fatto della mappatura, i file recuperati erano circa 300 mega. Perché qua mancano 220 mega di dati, dove sono questi dati? E quindi gli telefono alle 11:30 di sera. Poi chiamo e dico: scusami, ma dove sono gli altri dati? Che cosa? No, dottore, no, è la musica. È la musica, a me interessa la musica. Io lo so, perché i ragazzi lo sanno, quando noi analizziamo i computer, c'è un po' di musica, perché ci sono vecchi brani, sono Cucini con De André, poi Nomadi, cose che non si trovano più. Io li faccio mettere da parte, mi ricopro, forse anche peculato, ma se meglio quel che lo faccio pure io. E mi copro un po' di musica, diciamo, poi se ce l'ho ovviamente la cancello. No, dottore, non è musica che piace a lei. Era una directory, Festival di Sanremo, lo sanno benissimo, in mezzo a Sanremo, tutto il rispetto per Umberto, Vittorio Emanuele e tutti gli altri. L'unica cosa che mi è piaciuta sono stati i musicisti che gli hanno mangiato degli spartiti, questa è stata la parte, diciamo, più bella del Festival di Sanremo. E così, sì, no, ma guarda, mi interessa. Ah beh, domani no, se non ti dispiace, via. No, ma dottore, sono qua con la festa, la ragazza. Guarda, se non ti dispiace. No, ma guarda, dottore, domani non vieni subito invece. Questo è venuto, si è incazzato. Perché io non potevo aprire il suo computer, perché i nostri computer sono tutti protetti con l'impronta. E è venuto, ha aperto il computer. E beh, si diverta, si senta la musica. Se no, guarda,
te della tua professionalità. Però ricordati che tu qua ci sei perché ci sono io. No, ma esigo che tu domani mi chieda scusa. Stasera no, perché sei troppo incazzato, vai dalla fidanzata. No, ma ho capito che l'aveva fatta grossa, perché io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, non poteva dirmi che io lo stimo veramente perché è un genio questo di me, ma non che non fa il mio lavoro, fa il suo, l'informatico. E io non mi sono sentito la musica. Io ho guardato quella directory. Quella directory in cui c'era scritto Festival di Sanremo, tra l'altro, perché mancava la M, aveva una data di creazione importantissima. Perché sapete, se io faccio drag and drop, copio la directory, la data, i file rimangono con la stessa data, ma la data di creazione della directory è quella di quando la copio. Ci siamo? Nel mio sistema di analisi, quelle 23:35 di quel giorno significavano molto. Perché quando io ho contestualizzato quella data, grazie al computer che è un imbecille ad alta velocità, perché il cervello umano non ci arriverebbe mai a fare le cose che fa lui, il computer mi ha acceso tante lampadine rosse quando io gli ho messo quella data e quando ho scritto Sanremo. Perché quelle 23:35 di quella notte erano le stesse 23:35 di quando una macchina di un'intercettazione che è durata 8 mesi, tutta negativa, di una microspia messa in una macchina, con un ambientale messa in una macchina. Questa macchina, senza che nessuno parlasse, 8 minuti prima di quelle 23:35, si era fermata davanti un palazzo, come ci ha detto la localizzazione del GPS che ci ha installato, dove c'era lo studio di quel commercialista che io stavo inseguendo, perché io non mi contento anche del killer che spara, del ragazzo impasticcato, drogato. Io cerco di salire, io guardo sempre verso l'alto, non guardo verso il basso. Il mio non è geotropismo negativo come quello delle noccioline che vanno verso il basso. Per me la mafia non sono quelli che sparano, con tutto il rispetto. Quelli che sparano è chiaro che devono avere la loro pena, l'ergastolo, se è il caso. Ma io non mi sento contento quando ho fatto catturare e condannare solo quelli che sparano. A me interessa far catturare e condannare quelli che hanno mandato a sparare, che rimangono nei loro studi, nei palazzi del potere, la giacca, la cravatta, a cui magari facciamo il saluto, o gli mettiamo la scorta, o li mandiamo in Parlamento o al governo. Il mio bersaglio sono quelli. Quella microspia si era fermata davanti quel palazzo. Non solo. Ma risentendo quell'intercettazione che si chiudeva come nulla di rilevante perché non parlava nessuno, io mi sono sentito quei minuti, le curve, un'alta velocità perché è una macchina potente, una BMW, e mi accorgo che poco prima che si spegnesse la microspia, perché non c'era più rumore né del motore né in ambientale, perché questo è un comando che la spegne, il box, che spegne proprio il microfono e quindi la trasmissione, si è sentito uno sportello che si è aperto e si è chiuso col motore acceso. Quindi, tom, tom, motore ancora acceso. Poi si spegne il motore, si apre un altro sportello in cui il livello del segnale era diverso dal primo, quindi si può misurare, le capsule microfoniche erano ferme, non erano in movimento. E quindi sicuramente era uno sportello diverso, non potevo stabilire se era quello dietro o quello davanti. Certamente uno sportello diverso. Si è aperto dopo che il motore si è spento e ha dato un segnale molto più forte, perché era lato guida, dell'altro. E quindi da quella macchina sono uscite due persone, non una. Davanti allo studio del commercialista, 8 minuti prima che si creasse quella cartella. E quella macchina si chiude. Per uscire il segnale del microfono, che aveva registrato solo i due sportelli e il motore, un po' di musica di sottofondo, che poi è stata spenta prima di arrivare là per non fare il parcheggio dentro il paese. C'è voluta una SIM nascosta nell'apparecchio che trasmette il segnale, che non trasmette solo il segnale, ma ti dà anche la cella
della rete TIM. Spesa una SIM. E poi c'è un'altra SIM, un altro apparecchietto che si mettono insieme, sono, però sono due le SIM, che ti trasmette il segnale GPS come dati. Tutte e due le SIM della TIM mi davano una cella, che mi serviva poco, perché io avevo il segnale GPS a una distanza di 4-5 metri come oscillazione di... Però quella cella TIM, la macchina mi ha detto già qual era la cella che copriva lì, è la stessa cella che in quel frangente aveva intercettato e aveva occupato il cellulare TIM del commercialista, che dallo studio aveva fatto una telefonata alla moglie, quindi dalla stessa cella, che cadeva nel punto GPS della macchina, che non c'è mai stato bisogno di fare la perizia per sapere qual era, perché me l'ha detto lui, la sua macchina intercettata. Aveva chiamato la moglie dicendo che quella sera non veniva, perché aveva una riunione che sarebbe durata fino a tardi. Aveva finito di parlare con la moglie e poi aveva detto aveva telefonato all'amante, dicendo che appena avrebbe finito la riunione allo studio sarebbe andata da lei. Quindi lui era allo studio. Non finisce qua. Dall'esame dei computer che gli erano stati sequestrati, e dove non è stato trovato nulla, perché le aziende del supermercato, le aziende dell'edilizia, non li curava lui, ho trovato una cartella, Festival di Sanremo, con gli stessi MP3 identici, con la stessa marcatura, di quelli che erano stati copiati nella chiavetta. E quei contratti erano stati fatti con quel computer, utilizzando la chiavetta, quindi senza lasciare traccia nell'hard disk. Però, mentre li stavano facendo, chi ha avuto la possibilità, quindi di latitante, ha visto la musica, la cartella con la musica, e ha fatto drag and drop e se l'è copiata. Copiando pure il nome della directory, senza la N. Quindi mettendoci la firma, ti doveva dare. Vedete, il mio lavoro è questo. Di lì importante è questo di sapere. Quei beni sono stati tutti sequestrati, adesso sono facendo nello Stato, sono ritornati ai cittadini, quelle persone sono state condannate, adesso per carità, sono presi gli effetti. Questo per dirvi che cosa significa non utilizzare solo il computer, ma utilizzare il cervello, senza staccare mai il cervello, e quindi applicarsi in queste cose. Questo è il mio lavoro, quello che hanno avuto paura che io continuassi a fare. Perché vedete, in un'indagine di omicidio, me l'avete letto sui giornali, hanno ammazzato un trafficante di droga e l'hanno bruciato pure vivo. Ancora non era morto quando l'hanno ucciso. Si chiamava Pasqualino Taddeo. Io, partendo dal suo cellulare, ho trovato una rete di trafficanti internazionali di cocaina collegati al cartello dei colombiani e degli spagnoli. Sono nate non so quante operazioni che hanno portato in carcere centinaia di persone, tra cui dei carabinieri che poi scaricavano la droga all'aeroporto di Fiumicino. In quella indagine sull'omicidio io trovo dei contatti con una donna. Questa donna si chiamava Perla Genovesi, che si scambiava i cellulari con un'altra amica sua che si chiamava Nadia. E quelle intercettazioni che poi portano alle vicende che avete fatto voi, le ho fatte fare io. Solo che di Perla io ho fatto fare i tabulati per 4 anni e io ho trovato le chiamate con Arco e con tanti ministri e tanti parlamentari che oggi tengono. Avete letto anche sul libro, c'è la manina di Genchi anche in questo, sì, c'è la manina di Genchi anche in questo. E non solo, perché ancora le sorprese loro le devono vedere, io purtroppo non posso parlare di quelle indagini in corso, perché hanno fatto il peggiore affare della loro vita a prendersela con hanno fatto il peggiore affare della loro vita, perché Genchi aspetta sulla riva del fiume per vedere passare il cadavere del suo nemico. E l'unica cosa, credetemi, ve lo giuro sui miei figli, l'unica cosa di cui ho paura veramente è quella di essere inondato dalla piena. E quanti sono questi cadaveri che devono ancora scendere da questo fiume, che deve essere il fiume della verità, il fiume del riscatto della dignità di questa nazione, di questa stramaledetta nazione che una volta per tutte deve vedere trionfare il sangue di coloro che hanno pagato con la vita per la nostra democrazia, per la nostra libertà, per la nostra giustizia. Ed è a loro che noi dobbiamo rendere questo servizio di verità, perché solo così potremo dare ai nostri figli un'Italia migliore di quella che i nostri padri ci hanno dato. Io ci credo.
anche un'altra. A parte la violazione, cioè, rischi la violazione della privacy perché hai fatto dell'amante del... ma oramai entra, non senza essere quello ormai si ormai se posso raccontarla, ma penso che si possa. Tuo figlio ha detto alla sua professoressa: nel libro c'è scritto che la più grande invenzione dell'uomo è stata la ruota, ma mio padre dice che è stata la fotocopiatrice. La figlia. Sì, mio figlio aveva fatto, adesso ha 22 anni, aveva fatto l'esame quinta elementare. E l'insegnante mi ha telefonato, per 10 minuti non riusciva a parlare, continuava a dire, ho detto mi chiami poi quando hai finito. Ha detto tuo figlio è uguale a te, identico. Sì, perché? Quando si è ripreso ovviamente. Adesso ho fatto l'esame e abbiamo chiesto qual era stata la più grande scoperta dell'uomo e qual è stata la più grande invenzione dell'uomo. Però il bambino subito, la più grande scoperta dell'uomo è stata il fuoco. E la più grande invenzione, allora a questo punto il bambino tentennava. Stai Niccolò, dimmi qual è stata. Nel sussidiario c'è scritto che è stata la ruota, però papà dice che è stata una fotocopiatrice. Ecco, la fotocopiatrice è quello strumento meraviglioso prima che inventassero i CD-ROM, i DVD, le chiavette USB, gli hard disk esterni, che consente di duplicare, quindi che consente di salvare le informazioni, che consente di replicare le informazioni, che consente di evitare che coloro che le vogliono nascondere possano non nasconderle, perché una cosa che viene fotocopiata diventa patrimonio di tutti. Ecco, io ritengo che le informazioni devono restare segrete in una certa fase, la fase delle indagini, la fase in cui la divulgazione può rappresentare un vantaggio per coloro che quelle informazioni le hanno create commettendo dei reati. Ma poi l'informazione deve essere assoluta, libera. Ecco perché loro vogliono abolire le intercettazioni, perché vogliono evitare che la gente sappia, che la gente conosca la verità. La legge Bavaglio, che avevano proposto, ora hanno tanti problemini, insomma, perché non ci pensano più. Ma la legge Bavaglio teneva proprio a vietare che venissero pubblicate. Vedete, noi in Italia abbiamo un ordinamento, il codice di procedura penale, il diritto penale, che celebra il processo, quindi per sanzionare i reati, quindi per mandare in carcere i colpevoli, ma non perché lo Stato italiano è uno Stato che vuole la vendetta nei confronti di chi delinque. Il processo penale serve per accertare la verità e il carcere serve per rieducare il condannato, lo dice la Costituzione. Il processo penale perché è pubblico? E perché viene fatto nel luogo dove viene commesso il reato? Perché c'è un diritto romano, che è di 2000 e passa anni fa, che ha stabilito che il processo si celebrasse nel locus commissi delicti, cioè nel luogo dove è stato commesso il reato. Perché quando non c'era internet, quando non c'era streaming, quando non c'era la televisione, quando non c'era porta a porta, fortunatamente per loro, per informare la gente ci voleva il processo. E il processo era l'unico momento in cui attraverso la pubblicità, l'agorà, i comizi a popoli curiati, di tradizione antichissima, attraverso il processo la gente poteva celebrare la verità e conoscere la verità dei fatti. Figuratevi che il tardo diritto romano prevedeva addirittura il processo nei confronti del morto. Cioè quando era morto il reo, l'imputato, si faceva lo stesso il processo, si portava il morto in aula. Che senso aveva processare un morto? Non si può infliggere il carcere o la fucilazione o la pena di morte a un morto. Eppure 2000 e passa anni fa si facevano i processi ai morti perché il momento il processo non era la celebrazione della vendetta, ma era la celebrazione della verità, perché la gente doveva sapere e attraverso la conoscenza doveva ripagare, attraverso la verità, proprio come il contrappasso, quella verità che ti appaga, perché tu sai, conosci. Oggi loro vogliono far diventare il processo penale italiano ancora peggio di quello che era 2000 anni fa. Perché ci vogliono togliere la verità, vogliono metterci il bavaglio, vogliono impedire che si sappiano le malefatte, le porcherie di questa gente lurida, di questa gente che non ha senso del lavorare, che ha perso completamente il pudore, gente che non ha
la capacità di vergognarsi, di arrossirsi. Persone che non hanno più nemmeno il coraggio la mattina di guardarsi allo specchio, perché se solo sassero guardarsi allo specchio, si frantumerebbero pure gli specchi dei loro bagni, per quelle che sono le loro vergogne e le loro malefatte. Questo è il punto. Quindi tutto quello che c'è dell'avere voluto colpire me per colpire le intercettazioni che io non ho mai fatto, peraltro, perché avete visto qual è il mio lavoro, qual è il mio lavoro di analisi attraverso i tabulari, attraverso queste tracce elettroniche, queste mollichine che tutti noi lasciamo in giro quando la mattina ci alziamo, facciamo la telefonata, mettiamo la radio sveglia, usciamo di casa, passiamo la telecamera, passiamo il bancomat, facciamo la carta di credito, timbriamo il cartellino in ufficio, facciamo una telefonata, facciamo un'email, facciamo una connessione ad internet, prenotiamo un viaggio, prenotiamo un albergo, passiamo col telepass, ecco tutte queste tracce elettroniche che lasciamo in giro. Se noi commettiamo un reato e vengono rilette al contrario, messe insieme attraverso il computer, perché il cervello umano impazzisce, non può razionalizzare questa massa di informazioni, ecco, loro hanno paura. Ma che paura avete voi? Che il vostro telepass venga registrato o che le vostre telefonate vengano monitorate in un tabulato, cosa avete da temere? Certo, magari qualcuno ci pensa lo sgamo, l'amante, la ragazza, la ragazza, eccetera. Sì, questo sì, è giusto che tutelare la privacy, ma guai a divulgarle, pure dalle mie indagini non sono mai usciti i gossip. E vedete, io sono stato attaccato da Berlusconi, sono stato attaccato nel 2007, vi ricordate queste dichiarazioni? Io non ho tirato fuori le cose di Pella, le intercettazioni di Pella Genovese o di Nadia, e io le avevo, io queste cose le sapevo. Quindi dimostrate che cioè avete proprio la prova della mia signorilità, della mia nobiltà d'animo, dell'avere subito l'attacco che mi hanno portato in Parlamento, al Copasir, lo scandalo, il più grande scandalo della storia della Repubblica, e io queste cose non le ho tirate fuori, io ho sorriso. Ride bene chi ride ultimo. E io aspetto su quella riva del fiume di ridere, e per ridere, per far ridere tutti gli italiani, perché le cose di cui si deve vergognare Berlusconi non sono Noemi, non sono Rubi, non sono Perla, non sono la Daddario, perché queste sono le uniche cose probabilmente che non nemmeno costituiscono un reato, e se sono reati probabilmente si tratta pure di reati impossibili, per l'inidoneità dell'azione e per mancanza dell'oggetto. Perché lui ci prova gusto più a farle sapere queste cose che a farle, perché se non le non le fa. Perché lui è un grande comunicatore, lui conosce bene le arti della comunicazione, lui sa benissimo che quando gli italiani si dà la sensazione di poter avrei governato una bellissima diciassettenne, e una diciassettenne fatta come quella è l'aspirazione di persone che vanno da 14-15 anni fino ad arrivare a 95-100 anni, se ci vede, perché il ragazzo a 14-15-16 anni ha già le sue pulsioni, e guardando quella diciassettenne la pensa come Berlusconi, sì, quel diciottenne, il diciannovenne, il ventenne, cioè diciamoci la verità, non ci possiamo nascondere, è una bellissima ragazza quella là. E quindi lui, facendo credere cose che sicuramente non ha fatto, perché non è in condizione di farsi, per quel discorso del reato impossibile che vi dicevo, lui conquista consenso. E se noi lo attacchiamo per le uniche cose che non costituiscono il reato e nascondiamo i reati che invece ha fatto, facciamo il suo gioco. E noi ci caschiamo le 10 domande di Repubblica e lui esce sempre più forte. Perché lui, quando i vari porta a porta, Rete 4, eccetera, dà agli italiani la sensazione, perché io poi li vedo, li sento in quelle intercettazioni che poi mi arrivano, la vecchietta a 70 anni, 72 anni, suonati come lui, che gli dice al marito sonnecchiante davanti alla televisione, lo vedi lui che cosa fa, è più enorme, e tu lo prendi in Italia, nel tentativo di eguagliare Berlusconi, e poi magari gli dà pure il voto. Magari dandogli il voto si sente immolato, cioè, chissà che ci arrivo pure io con Rubio, magari con la Daddario, questo che Rubio è un po' più. Ecco, queste armi di distrazione di massa attraverso le quali lui ha narcotizzato le coscienze degli italiani.
noi continuiamo a attaccarlo su queste cose anziché attaccarlo sulle cose reali, sulla crisi economica, sulla disoccupazione, sui malaffari dello Stato, sul disastro economico, sulla figura che sta facendo l'Italia in tutte le diplomazie internazionali. Ci scherniscono. Un'Italia che si è ridotta a essere il satellite della Libia, di Gheddafi e di Putin, solo perché quello gli offre qualche lettone e quell'altro probabilmente ci sarà qualche scambio di prostitute a livello internazionale. Questo è l'aspetto più grave per cui va contestato. Ecco perché occorre che anche i partiti di opposizione si diano una mossa nel parlare delle cose reali, nel evitare questo politichese stupido nel parlare al cuore della gente, di parlare in maniera semplice, magari un po' sgrammaticata, senza la consecutio tempo, non mi sbagliando pure i verbi, quello che volete, ma parlare col cuore alla gente, non per prendere in giro la gente, con tutti questi discorsi difficili, quello che pettina le bambole, quello che fa così, fini che un giorno è a favore, un giorno è contro, partenza francese, ritirata spagnola. Cioè, io capisco, cioè, se quello dice che sei un traditore, che l'hai tradito, quello dice che il traditore è lui, si saranno traditi a vicenda. Ma questi ci provano gusto al tradimento. Cioè, capisco che magari saranno pure abituati tutti e due a convivere con le corna, però dico, all'Italia devono dare una soluzione queste due persone. Cioè, non si può continuare a stare insieme quando ci si è accusati vicendevolmente di tradimento. Dico, ma non perché sia siciliano, la pensi in un certo modo, però obiettivamente non si può più convivere. Questi si devono decidere cosa fare. Il Presidente della Camera si dimettesse intanto pure lui da Presidente della Camera, se vuole fare politica, perché quello è un posto di chi deve rappresentare tutti gli italiani. Vabbè, immaginate se il Presidente della Repubblica domani mattina si mettesse a diventare leader di un partito. Cioè, ma cosa pensereste voi? O il Presidente del Senato, che comunque fa di peggio. Ultima domanda, mia poi, che è sempre quella. Cosa ci facevi sul castello e cosa c'entra tutto questo con la famosa trattativa? E poi la trattativa c'è stata allora o è ancora in corso? Quanto tempo ho preso? Non tanto, non diciamo, sì. Questo richiede un paio di giorni. Io sono stato fra i primi a arrivare via D'Amelio, quando, come vi dicevo, ancora fumavano i cadaveri bruciati, perché l'esplosione aveva determinato non solo l'amputazione degli arti per quelli che erano rimasti là. Ho visto un ragazzo per terra, che è più giovane degli agenti della scuola, si chiama Walter Cusina. Un ragazzo che io avevo conosciuto per caso, in uno dei miei tentativi di recuperare un po' la forma fisica, è andato a correre in uno stadio militare, all'uscita dall'ufficio, ricordo era l'estate dell'anno precedente, siccome ero fuori allenamento, dopo qualche minuto sono caduto a terra, sono svenuto. C'è un caldo boia. E ricordo questo ragazzo alto che si era avvicinato, mi aveva alzato i piedi, proprio le gambe, per far affluire il sangue al cervello. E mi guardava sorridendo, mi diceva, dottore, lei così non può, lei deve darsi dei tempi di recupero, non può correre, che si mette a correre così. Dottore, perché tu mi conosci? Sì, dice, io sono un poliziotto. Lei mi ha fatto pure lezioni e corsi di aggiornamento, io sono un poliziotto delle scorte. Così diventammo amici con Walter. E lui, andavamo a correre insieme, mi cronometrava, mi faceva correre 5 minuti, poi mi faceva fare 2 minuti di riposo, poi 7 minuti di corsa, 3 minuti di recupero. Riuscivamo insieme. Io più volte gli avevo detto di darmi del tuo, lui non è mai riuscito a darmi del tuo, aveva un rispetto nei miei confronti, che era quasi una venerazione. E io l'ho visto là, per terra, senza braccia, senza gambe, viso gonfio, però l'ho riconosciuto.
Un braccio è stato recuperato in un balcone al quinto piano del palazzo. E io ho voluto chiamare Walter, il figlio che mi è nato dopo quell'episodio, come ricordo di questo ragazzo. Mio figlio Walter adesso è cresciuto, è altissimo, sembra, prego di credermi, gli assomiglia, sembra che ha dei tratti proprio somari. Se provate a guardarlo su Facebook, guardate la foto di Walter Fusina, sembra suo fratello. E io quando vedo mio figlio guardo quel Walter, che non c'è più. E mentre ero lì, poi vi racconterò un'altra scena di un'altra ragazza che conoscevo. Mentre ero lì cercavo di capire da poliziotto perché avevano fatto quella strage in via D'Amelio, dove abitava la madre di Borsellino. Borsellino non abitava in via D'Amelio, abitava in via Cilea. E non l'hanno fatta in via Cilea, dove era più facile peraltro, perché è una strada di passaggio, mentre via D'Amelio è una via chiusa, quindi con tutti i problemi che comporta una via senza fuga. E non l'hanno fatta nemmeno a Villa Grazia di Carini, dove Borsellino aveva una casa da sempre e dove tutte le estate andava là, e dove era fino a qualche ora prima a prendere il bagno. L'avrebbero potuto uccidere pure in acqua, dove non c'era scorta, non c'era niente, bastava un fucile da sotto con una fioce, c'era bisogno di fare quello che hanno fatto. Eppure no, in via D'Amelio. E poi cercavo di capire, visto che c'era stata un'esplosione, noi avevamo già una lezione, avuto qualche mese prima, il 23 maggio c'è stata la strage di Capaci con le stesse modalità, e là lavoravamo su dove si erano potuti mettere, avevamo individuato, avevamo trovato le cicche delle meriti per terra, gli alberi tagliati, per prendere la mira, per guardare proprio la collimazione al punto dell'esplosione, avevamo individuato già il punto dove erano i chili. E dove si erano potuti mettere in via D'Amelio? Non c'era un solo posto, perché era saltato tutto. Ovunque si fossero messi nei balconi e alle finestre dei palazzi vicini sarebbero saltati in aria. Eppure in ospedale non c'erano feriti e non c'erano morti che non poliziotti e Paolo Borsellino. E quindi nel tentativo di capire da dove avessero potuto premere questo comando, telecomando, guardo verso l'alto e guardo Monte Pellegrino. E lì vedo questo castello Otteveggio, che era l'unico posto, visto che la montagna è inaccessibile, perché ci sono dei pendii ripidissimi, non erano agevolmente raggiungibili. E parto con il mio autista per andare lì. Parto subito dopo che i vigili del fuoco stavano raccogliendo dei brandelli di pelle in un sacchettino di plastica trasparente che si staccavano dalle pareti del palazzo. E io riconobbi in quei lembi di pelle del volto, dalle puntine, dalle lentiggini, il volto di una ragazza, una poliziotta, Emanuela Loi, che era la scorta di La Barbera e che non era più voluta stare con La Barbera, perché disse: dottore, io voglio andare via da qua, perché il dottor La Barbera sta sempre in ufficio e voglio fare un lavoro più operativo. E si era fatta mettere alla scorta di Borsellino ed era contentissima, l'avevo vista qualche giorno prima, era andata al mare, era rossa perché era chiara, di carnagione, e quindi piuttosto che abbronzarsi era diventata rossa come un peperoncino. E io vidi proprio quei lembi di pelle del volto rossa dal sole, con quelle puntine, quelle lentiggini arancione che erano diventate ancora più vive, più marcate, sporche ovviamente di sangue, con quelle ciocche di capelli bellissimi, quei capelli che erano diventati d'oro, sembravano delle pepite, raccolti in quel sacchetto di plastica che poi fu messo in un contenitore. Il poliziotto aveva preso degli anfibi, li aveva nel cofano della macchina, ha buttato gli anfibi nel cofano, ha preso lo scatolo, uno scatolo quadrato, perché gli anfibi sono un po' più grandi delle scarpe, e quindi quei sacchetti di plastica furono messi dentro questo scatolo di cartone.
E lì, mentre stavo partendo per Monte Pellegrino, poi sono stato costretto a scendere subito, mi è arrivata una chiamata della questura. E mi hanno detto, il centralino mi ha detto che il capo della polizia voleva parlare urgentemente. Io dirigevo la zona delle comunicazioni e i servizi informatici, però dopo la strage di Capaci, Parisi mi aveva assegnato la direzione del nucleo anticrimine per la Sicilia occidentale, un reparto di 100 uomini che avevo scelto io ad uno, armati di tutto punto, che dovevano occuparsi di seguire le perquisizioni dei blitz senza informare nessuno, perché spesso si andava nelle questure leggendo traffico, transetto, e già i mafiosi sapevano che qualcuno li doveva perquisire, li doveva arrestare, scappavano, si facevano trovare solo per recitare la parte. Quindi il capo della polizia mi aveva dato quell'incarico per eseguire queste attività senza informare nessuno. Io arrivavo, colpivo, e i primi con cui mi scontravano erano i questori che mi chiamavano. Ah, lei è venuto qui senza nemmeno informarmi. E vabbè, io ero a disposizione dall'autorità giudiziaria e dal capo della polizia. Questo per dirvi qual era il mio rango nel 1992. Un po' superiore a quello di adesso. Il capo della polizia mi ha chiamato in questura, e agli atti ufficiali, quello che sto dicendo, cioè se l'ha raccontato nel libro. Fatto di camera, c'era un viavai di gente, stavano arrivando i ministri da Roma, Parisi è uscito, siamo andati a parlare davanti alla porta, mi ricordo, del bagno, del questore, per non farci sentire. Ho detto, Genchi, abbiamo avuto una notizia terribile. Al carcere del Bruciardone hanno brindato con dello champagne francese dopo la strage. Però la cosa più preoccupante non è che dei mafiosi abbiano brindato, era il braccio dove erano rinchiusi i condannati al maxi processo, quelli che stavano scontando per l'ergastolo grazie a Falcone e a Borsellino. È naturale che brindasse. No, la cosa più preoccupante era che quello champagne era entrato a Bruciardone in perfetta coincidenza con la data del furto della 126, il posizionamento di Adamelli, quando quei mafiosi sapevano che da lì a poco quelle bottiglie sarebbero dovute aprire. E quindi erano in attesa, come siamo noi in attesa la notte di Capodanno, con la bottiglia in mano, pronti a che scocchi l'ora per togliere il tappo. Genchi, dobbiamo organizzare immediatamente il trasferimento di mafiosi a Pianosa, e te ne devi occupare tu, non lo deve sapere nessuno, perché noi non sappiamo quanti altri attentati potranno fare questi dal carcere comanda. Quando Parisi disse Pianosa, io, forse per l'attenzione, forse non lo so, io sono uno che si sa controllare, in quel momento non l'ho saputo fare, ho commesso una gaffa che forse è stata la gaffa più grossa della mia carriera in polizia. Ho detto, no, eccellenza, no, Pianosa, no. Parisi si è allontanato, mi ha guardato. Genchi, ma che stai dicendo? Ma sei impazzito? No, Pianosa, no. E io insistevo. Avevo perso il controllo di me stesso. Genchi, posso contare su di te ancora o no? No, mi scusi, eccellenza, mi scusi. Io non ho la forza di spiegare. Così non glielo spiegai in quel momento. Poi lui tornò un mese dopo, per il trigesimo. E lui era un uomo di grande intelligenza, una delle persone più intelligenti che io ho conosciuto. E mi prese sotto il braccio, mi disse, come sta il bambino che era nato da poco. E mi fa, Genchi, ma mi spieghi perché avevi detto Pianosa? E io ho trovato la forza di dirglielo, perché non potevo fargli dirglielo in quel momento, non mi aveva dato quell'incarico. Perché io in quella libreria di mio padre, dove per me è stata la più grande università della mia vita, della cultura, l'ho presa là. Io ho letto tutti i libri che c'erano da leggere sulla storia, sulla resistenza italiana. E avevo letto un libro dove era riportata una lettera
che è dallo stabilimento penale di Pianosa, dove il fascismo aveva mandato i detenuti politici, i reclusi politici, non i mafiosi. Quelli che davano problemi dal carcere come Gramsci, quelli che non erano riusciti a uccidere come Matteotti, erano mandati a Pianosa affinché non potessero comunicare con nessuno. Non gli avevano dato nemmeno la carta per scrivere. E gli davano un foglio di carta al mese. Ed era una carta intestata col sigillo impresso. C'era scritto Regno d'Italia, stabilimento penale di Pianosa. E io avevo letto una lettera di un detenuto che sulla carta dello stabilimento, sulla carta intestata dello stabilimento penale di Pianosa, il 23 febbraio del 1933, aveva scritto a Sua Eccellenza il Presidente del Tribunale Speciale per i Reati Politici, che lo aveva condannato. Questo recluso scrive: la comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore mi umilia profondamente. Non mi associo quindi a simile domanda, perché sento che macchierei la mia fede politica che più di ogni cosa della mia stessa vita oggi mi preme. Firmato il recluso politico Sandro Pertini. Ecco, per me Pianosa è il tempio della democrazia italiana. Non era un carcere. Non poteva essere infangato con i mafiosi. Ecco perché io istintivamente ebbi quella reazione di cui Parisi non tardò a chiedermi conto. E nonostante tutto lui ha avuto fiducia in me, mi incaricò di fare il trasferimento di quei detenuti in gran segreto. La polizia penitenziaria, allora si chiamavano gli agenti di custodia, non dovevano sapere nulla. E io andai nella stanza del capo di gabinetto a chiamare il Ministero della Giustizia. Funzionario che mi rispose sapeva già di questa disposizione di trasferire questi 150 capi mafia. Mi disse: dottore, lei questa notte non va da nessuna parte, vado a dormire, forse è stanco, perché ci vuole una legge per trasferire i mafiosi a Pianosa. Questa legge il Parlamento non l'ha mai approvata, non è mai andata al Consiglio dei Ministri la proposta di Falcone, perché nemmeno il Ministro della Giustizia l'ha portata al Consiglio dei Ministri. Ma io ho l'ordine di entrare in carcere. Io questa notte alle 3 farò irruzione a Luciardone, lei questa notte alle 3 dorme. Fu più categorico di me. E così io ritornai da Parisi, il quale già sapeva della decisione del Ministero della Giustizia. Aspettai altri 20 minuti, poi arrivò Martelli. E Martelli, devo dire, firmò di pugno il provvedimento, fu scritto a penna. Il timbro della prefettura, scrisse sul cofano della macchina, ricordo. E mi diedero questo provvedimento e io telefonai allo stesso numero, il funzionario già sapeva. E così organizzai con l'aeronautica militare, mandarono degli aerei militari a Palermo. La notte alle 3 entrai con i miei uomini armati fino ai denti al carcere del Luciardone. Siamo entrati nel braccio, la terza sezione dove erano reclusi i capi mafia. E quella notte si è presentata una scena che non ho mai visto davanti ai miei occhi. Ho visto parte le bottiglie, parte i resti di quella festa che ancora continuava. Ho visto delle facce di gente che era sprofondata nella paura, nella disperazione. Quegli stessi mafiosi che avevamo arrestati baldanzosi, col sorriso, tremavano come una foglia. Dove ci state portando? Ne ricordo uno in particolare, uno che eravamo andati ad arrestare nel suo appartamento, in un lussuoso palazzo della città di Palermo. E quando ci eravamo arrivati a casa la notte, alle 4 del mattino, in una casa con un lusso che non ho mai visto in vita mia, dei marmi brasiliani pregiati, rubinetti d'oro, quadri alle pareti, vasi cinesi, c'è un lusso
sfrenato, anche Kitsch sotto certi profili, perché poi brutta. Quella casa dove non mancava nulla, dove c'era tutto, c'era una cosa strana, l'ingresso, un sacco di plastica, con della biancheria, una tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, biancheria, pigiama, come se in quella casa non vi fossero gli armadi, cassettiere, perché quel sacchetto di biancheria pulita, morto, all'ingresso. Sì, facciamo la perquisizione, poi gli armadi li troviamo, come no, scarpiere, insomma, le scarpe di Prada, Gucci, Alexander, c'è tutto, camicie di seta, una stanza armadio intera, una per lui e una per la moglie. E mentre lui si veste di tutto punto, come se dovesse andare alla festa, si svegliano i bambini e iniziano a piangere. E la mamma li abbraccia con un amore e un affetto inusitato per una mamma, per una moglie, perché in quell'abbraccio, in quell'affetto, non c'era solo l'affetto di una madre e l'amore di una madre, ma c'era l'amore di una madre per quei figli e il totale disprezzo per quel marito che non aveva mai amato. E come dicevano le intercettazioni, perché l'avevamo sentita per tantissimo tempo, quella donna non trovava nemmeno il coraggio di tradirlo, si era innamorata di un gregario di suo marito, ma non aveva avuto mai il coraggio di dirglielo, si guardava, ma non era successo nulla più che degli sguardi. Quella donna che aveva concepito quei bambini con un uomo che non aveva mai amato, perché pure lei, figlia di un boss, era stata costretta a sposare l'uomo che non amava. E così abbracciava quei bambini che piangevano. Il papà sorrideva, leggeva il mandato di cattura come se fosse un encomio solenne, come se fosse una specie di riconoscimento per i suoi prodigi. C'era l'elenco degli omicidi che gli venivano contestati. Sapeva che quello sarebbe stato l'ultimo momento in quella casa e si vestiva, si guardava allo specchio il nodo della cravatta. E così, dopo che si era fatto bello, profumato, si è arrivati davanti alla porta, in quell'ingresso, e quei bambini che piangevano, papà, papà, ma dove lo state portando? E quello è il momento in cui chi dirige l'operazione di polizia, nella specie ero io, ha il compito di apporre le manette ai boss e di pronunciare la frase solenne: nel nome della legge la dichiaro in arresto. Ecco, quella è una frase che quando la pronunci con quel tintinnio di quelle manette, hai la sensazione di rappresentare lo Stato, hai la sensazione di avere nelle mani il riscatto dei cittadini onesti, cioè tu avverti la sensazione di essere in quel momento il braccio del popolo italiano, dell'Italia degli onesti, che attraverso le tue mani sta applicando la legge, e avverti veramente una sensazione non di onnipotenza, io non ho mai provato questa sensazione, avverti una sensazione di una gratifica interiore, di qualcosa che ti tocca la spina dorsale, che ti fa tremare, ti fa capponire la pelle nel sentirti quello che sei. È il momento dell'orgasmo per un poliziotto. E dopo quella scena lui si inchina, con le manette ai polsi raccoglie quel sacchetto, lo solleva e me lo porta vicino al viso, senza toccarmi, perché i mafiosi sono rispettosi, hanno altri modi per ucciderti, non ti mancano di rispetto. Mi guarda, stomone alto, mi sorride dall'alto in basso, e mi dice in dialetto siciliano: dottor, io sapevo prima di lei che avevo appena questa notte. Dottore, io lo sapevo prima di lei che questa notte saresti venuto. E lì avverti un fendente che ti trafigge il cuore, un coltello che ti taglia il viso da una parte all'altra. Ti tocchi, ma non c'è sangue, perché quello che ti ha fatto è peggio di uno sfregio al volto. E
ti accorgi di essere un verme. E a quel punto non mi sono più trattenuto. L'ho preso per un braccio e l'ho strattonato fuori per uscire da quella casa maledetta, per non sentire più quei bambini che urlavano, che gridavano papà. E così imbocchiamo le scale con i miei uomini, tutta fretta, perché coi mafiosi arrestati non si piglia l'ascensore, si scende a piedi. E quei bambini della tromba delle scale che urlavano papà, papà, e piangevano. E tu ti accorgi che erano degli innocenti, che avevano il solo torto di essere stati concepiti da un papà mafioso e da una mamma figlia di un mafioso che era stata costretta a sposare l'uomo che non amava. E vedi di raggiungere la porta e non vedi l'ora di uscire da quella, da quel palazzo, per non sentire più quel pianto, quelle urla ossessive. E quando la porta si apre, pensi di avere guadagnato la felicità, di non avere più la sofferenza sulle tue carni, di quel pianto di quei bambini. Ma non è così, perché si sono spostati alle finestre, al balcone, e urlano più forti di prima. E così benedici le sirene delle macchine della polizia che iniziano a suonare, i motori che rombano, si sale in macchina e si parte, si sgomma e non senti più nulla. E ti giri e guardi che quelle finestre si chiudono, quei balconi si chiudono e non si apriranno più. Quell'uomo non tornerà mai più in quella casa e vedrà quei bambini per tutta la sua vita dietro un vetro, e non li toccherà più nemmeno con le mani. Ecco, questo è anche la sofferenza che si prova facendo il poliziotto, vedendo soffrire degli innocenti, quali possono essere i figli dei bambini, i figli dei mafiosi, dei bambini che non hanno torto, che poi magari uccideranno nel nome della stessa legge maledetta per cui il padre è andato in carcere o è stato ucciso pure lui. E quella notte a Lucerdone quella scena non si è ripetuta, perché loro erano attoniti. E così partiamo, saliamo sui pullman con le catene ai polsi tutti, arriviamo all'aeroporto che ancora si chiamava Punta Raisi, non l'avevano ancora battezzato l'aeroporto Falcone Borsellino. Saliamo sugli aerei militari e atterriamo all'aeroporto di Pisa. All'aeroporto di Pisa, nelle piste, già c'erano gli elicotteri dell'esercito, gli elicotteri dei carabinieri, della polizia, gli elicotteri di scorta armati fino ai denti, mangusta, che non avevo mai visto. E gli elicotteri enormi, quelli con due eliche, dove saliamo, i mafiosi. E si vola verso Pianosa. Io guardo dall'alto quell'isola. Guardo quello stabilimento penale dove era stato Sandro Pertini. Non c'era un albero, non c'era un filo d'erba, un caldo tremendo. Atterriamo nel piazzale del carcere, facciamo scendere i mafiosi, il carcere ancora non era pronto, non avevano allestito nemmeno la matricola. Stavano montando con dei tubi di polietilene, stavano allestendo delle docce provvisorie perché mancava pure l'acqua corrente. E i mafiosi aspettavano tutti là in fila indiana. E lì si verifica un episodio che io ho raccontato a Montolli nella stesura del libro, e nelle varie fasi della lettura del libro gli avevo detto: Edoardo, ma scusami, la vicenda di Pianosa, sì, ora lamento, e nell'ultima stesura io non mi ero accorto che non c'era, e poi quando ho saputo che il libro è andato in stampa gli ho detto: porca miseria, hai dimenticato Pianosa. E vabbè, lo metteremo nel prossimo, come tante altre cose, perché immaginate, abbiamo avuto grossi problemi perché non si poteva rilegare, abbiamo dovuto togliere un po' di pagine perché non si poteva più alzare, poi l'editore mi ha detto: c'è pure il rischio che lo usino come arma, non c'erano le guglie come il Duomo di Milano, però a quanto pare faceva male, ma più per il contenuto, figuratevi che io ho rinunciato ai diritti d'autore del libro, io vivo del mio lavoro, non vivo stampando libri. Ho detto all'editore: io chiedo solo che venga, costi meno di 20 euro, lui baldanzoso mi fa: no, è un romagnolo, diceva: ah, dottore, non si preoccupi, i libri della nostra casa editrice costano tutti meno di 20 euro, me li ha fatti vedere, 12 euro, 9 euro, 12 euro. Quando ci presentiamo, costo malloppo, no, dice: boh, come facciamo? Dice: qua è sempre questa cosa di carta, rilegato, ma lei mi ha detto che doveva costare meno di 20 euro, e l'ho fatto. E così
ha messo 19,90 come nel mercato di Palermo, ci fanno la codina. Quando ho aperto il libro ho visto la sorpresa, Edoardo non l'aveva messo, però ha fatto l'epilogo, ha fatto un capitolo in più che non è numerato, in cui ha voluto raccontare questo episodio, sono due paginette, mi permetto di leggervelo, questo episodio che, come dice lui, dice tutto e non dice niente, secondo di chi l'ascolta. Questo libro che è un po' la sintesi di un bravissimo scrittore di libri gialli che non aveva mai scritto di mafia, che non aveva mai scritto di politica, che non capisce assolutamente nulla, un anarchico come Edoardo Montolli che raccoglie la storia di un uomo dello Stato. Quindi immaginate che miscela esplosiva. Non dovresti leggere, se non compra più il libro. No, siccome non ho interesse che lo comprino, perché non vendo libri, io invece lo voglio leggere, perché da queste due pagine penso che voi riuscite a capire della persona che avete di fronte molto di più che leggendo il libro. Il libro poi vi aiuterà a informarvi, a conoscere, perché vedete, è un libro attuale, perché qualunque cosa succede voi andate nell'indice dei nomi e vi ritroverete puntuali. Achille Toro è quello che mi ha sequestrato l'archivio. E io ho sempre preso il toro per le corna, avete visto che fine che ha fatto? Io ne parlai nel libro, avevo predetto le cose che sarebbero successe, i grandi appalti, tutte le cose che stanno accadendo sono qua. Quindi questo libro, che non racconta solo 25 anni della storia d'Italia, rischia di raccontare i 25 anni che stanno venendo. E quindi io vi leggo queste due paginette perché ne vale la pena. Dice Montolli: non ho mai avuto alcun senso delle istituzioni, ma in questo, tra chi rappresenta le istituzioni, mi pare di essere in ottima compagnia. Nemmeno io, dice Montolli, che sono cresciuto in una bisca, credo di avere una grande idea della morale, di quest'uomo che sarei io. Non condivido le scelte di vita, l'attaccamento a una divisa e agli ideali, che in una repubblica fondata sul ricatto è difficile che possano trovare spazio. Ma questa intricata e dannatissima storia non ha niente a che fare né con il senso delle istituzioni, né con la morale, né con gli ideali. Questa è una storia che ha a che fare con l'infamia. L'infamia riversata su un poliziotto che cantava il pescatore e che non amava travestirsi da sbirro. L'infamia riversata da chi una mattina ha dimenticato la dignità in un cassetto e l'ha lasciata lì a marcire per fare ciò che voleva, usando la legge, la gente, il denaro a proprio uso e consumo, ma senza prendersi mai uno straccio di responsabilità, quella che pure i banditi si sono sempre presi. Mentre salgo sull'aereo che mi porta lontano da Palermo, mi chiedo se sia ancora lecito obbedire in un paese dove i primi a non rispettare le regole sono quelli che le scrivono, le applicano e quelli che dovrebbero giudicare, perché tanto lo sappiamo tutti come finirà. Per le stesse ragioni che ho voluto spiegare finalmente allo steward l'ennesima volta che mi ha mostrato come gonfiare il salvagente con la cannuccia. Guardi che se andiamo giù da 10.000 metri è inutile che soffri. Il tizio si è messo a ridere, ma temo non abbia compreso. Perciò non so nemmeno io perché l'ho scritto, il libro. Ho passato 8 mesi a leggere carte, relazioni e tabulati, cercando volti, nomi e facce, e pensando da subito di andare a sbattere contro un muro. E per quanto possa sembrare pazzesco, qui dentro c'è solo una minima parte di ciò che ho visto e letto e sentito da Genchi. E allora forse l'unica ragione che mi ha convinto a scrivere questo libro e a lasciar perdere tutto il resto per 8 mesi è stata raccontare un aneddoto che l'uomo dei telefoni mi ha spifferato all'inizio dei nostri incontri e che mai in vita mia avrei creduto davvero di sentire. Un aneddoto che dice tutto e non dice niente, a seconda di chi l'ascolta, ma che aveva bisogno di una lunghissima premessa per essere compreso. Era la mattina del 20 luglio del 1992, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio. Il commissario capo Gioacchino Genchi non aveva chiuso occhi. Parisi l'aveva convocato in una notte convulsa per trasferire con un blitz una miriade di mafiosi dal Lucciardone a Pianosa. In via vai di rinvii e ripensamenti, perché mancava una legge per farlo, fino a che il ministro Martelli aveva preso carta
penna e timbro e lo aveva autorizzato. Quella mattina erano già 3 ore che brigava, incise negli occhi le immagini dei corpi dilaniati degli agenti che si staccavano dalle pareti del palazzo, nel naso l'odore del sangue, nelle orecchie gli strilli di donne e bambini. Stremato, come tutti i colleghi, guardava il cortile di Pianosa riempirsi di uomini. Gli elicotteri li sputavano fuori uno a uno dal portellone centrale, davanti ai mitra spianati e alla polvere che si alzava a vampate. Poliziotti gridavano. Avevano perso 5 dei loro devastati dall'esplosivo. Avevano perso un magistrato che non avrebbero trovato più. Sudavano odio e rabbia. E i mafiosi, quando erano andati a prenderli, li avevano trovati a bere champagne nelle celle. E ora erano lì, in fila indiana, spiazzati e spaventati, incurvati come pecore obbedienti, senza bottiglie pregiate e isolati dal mondo, pronti a finire in un buco schifoso e umido il resto dei loro giorni, ammanettati stretti, le braccia dietro la schiena, i polsi viola, in catene, un sole torrido che avrebbe ucciso i cavalli. Dovevano filare di corsa alle celle. Le pale dei mangusta fracassavano i timpani, chi si lamentava, chi perdeva lacrime, finché uno, piuttosto vecchio e malconcio, cadde per terra, afflosciato dalla stanchezza. «Dottore, è Michele Greco, o Papa?» fece segno un agente, forse all'improvviso impaurito, forse trattenendo un bimbo, non si sa. Perché l'uomo dei telefoni non lo guardò. Si avvicinò al vecchio, ordinò di togliergli le manette e lo staccò dal gruppo. Lo trascinò in spalla fino a un muretto, adagiandolo in un angolo, sopra un rialzo, riparato da un cono d'ombra, e gli diede dell'acqua. Michele Greco ringraziò, fece un sorso, poi ne fece ancora e ancora. Respirò a pieni polmoni, si riprese, e tentò di stringergli la mano, ma l'altro, stavolta, si tirò indietro. E quando il boss chiese di sapere almeno come si chiamasse, sostiene Genchi che la risposta probabilmente gli strappò un sorriso amaro. Io credo invece che gli avesse strappato il rispetto che mai Michele Greco aveva nutrito per i poliziotti, i finanzieri, i carabinieri, i giudici, i politici che sempre l'avevano ossequiato come Don Michele o Papa, perché fu a quel punto che l'uomo dei telefoni, sfiorandosi la divisa con la mano, gliela indicò dicendo: noi non abbiamo un nome, siamo uno Stato. Io sono preoccupato perché ogni giorno scopro
che i mafiosi aumentano, che la 'ndrangheta prima era localizzata al sud, adesso secondo me ha invaso tutto il paese, perché nella regione Emilia, in Toscana, in Lombardia, a Bergamo stessa, secondo me si sta riprendendo il mercato legale, e io penso lo faccia per ripulire dei soldi sporchi. Il sud non riesce più a sopportare, perché controllano capillarmente il territorio. Io glielo dico perché provengo dal sud, dalla Calabria. Da dove esattamente? Vivo a Valencia. Ogni volta che scendo giù, non so, l'avrà sentito il fratello Mancuso, ogni angolo è controllato, ogni angolo. Però la situazione è quella che è. Non le pare, e io penso questo, non le pare che la Chiesa dovrebbe, al di fuori dei Ciotti, al di fuori dei Zanotelli, dovrebbe veramente fare un'azione capillare contro queste persone. Altre domande? Sì. Vediamo e poi chiudiamo. Prego. Allora, visto che lei è stato in via D'Amelio subito dopo il drammatico fatto, cosa ne pensa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino che è sparita? Se posso aggiungere una cosa, domani con le agende rosse si è aperta la mente. Ho sentito che anche poco fa i ragazzi che sono andati a Palermo. Mi hanno telefonato con un po' di tristezza perché speravano di trovarmi domani là. Io ho preso questo impegno qui da tanto tempo, per cui non mi sentivo, diciamo, di così disattendere questa aspettativa. Per cui li ho un po' delusi, ci sono rimasti un po' male quando ho sentito una ragazza che mi ha scritto un messaggio bellissimo, perché mi ha detto che già era sul traghetto, stava venendo dalla Calabria, una ragazza di Amanteo, ha detto che già guardo la Sicilia e gioisco nel pensare che domani potrò andare in quella piazza a manifestare solidarietà ai magistrati. Io devo dire, se quello che io ho passato, che è certamente meno doloroso e meno grave di quello che hanno passato i miei colleghi che sono stati uccisi, i magistrati che sono stati uccisi, è servito per far crescere queste coscienze, per aiutare questi giovani a credere, io sono contento di aver pagato quello che ho pagato, quello che sto pagando con la mia famiglia, hanno annullato la mia professionalità, hanno distrutto un poliziotto. Ma non sono riusciti a distruggere un uomo e la dignità di un uomo, che anzi hanno contribuito a far riscattare. E quindi io sono contento di essere qua e domani sarò con loro, manderò un messaggio, mi collegherò per telefono con loro, su Skype, vedremo come fare, anche perché attaccati sono i magistrati con i quali ho lavorato, con cui ho fatto l'indagine su Cuffaro, su Telluti. È un'altra notizia che vi do, poco fa è stata depositata la motivazione della sentenza, chiamiamola di condanna, Marcello De Luce, ignobile quello che c'è scritto nella sentenza. Lo leggerete forse domani sul Fatto, sicuramente, se ne parlerà nei giorni successivi, addirittura si equivoca su Mangano, cioè, ma chi l'ha detto che si conosceva con Vittorio Mangano? Potrebbe essere non Vittorio, ma Roberto Mangano. Cioè, persino Berlusconi ha detto, ha riconosciuto che si aveva portato ad Arcole, che era un eroe, e la sentenza sconosce persino quello che ha detto Berlusconi su Mangano, mettendo in dubbio che Dell'Utri e Mangano si conoscessero. Io vi lascio semplicemente immaginare qual è la deriva che purtroppo, signori, sta toccando anche la magistratura italiana, che qui io ho avuto il coraggio per primo di denunciare. Perché fino ad ora, compresi i libri dei miei amici, Marco Travaglio, Peter Gomez, hanno toccato la politica, hanno toccato l'imprenditoria, hanno toccato
polizia dell'Italia debba venire innanzitutto facendo polizia all'interno della magistratura. E mi sembra un assurdo, ma vi dico che probabilmente le correnti di sinistra della magistratura italiana forse sono le correnti più corrotte. E questo è l'assurdo. Ecco, quindi l'esigenza di fare chiarezza. Ciancimino, io non sono un ciancimino. Io non mi sono innamorato di Ciancimino. Io ho avuto la fortuna di innamorarmi di mia moglie, ogni giorno che passa sono sempre più innamorato di mia moglie. Quindi non mi sono mai innamorato dei pentiti o dei collaboratori. Io ho trattato i pentiti sempre con rispetto, come ho trattato i mafiosi. Cercare riscontri. Io ho scritto di Ciancimino, gli scontri di Ciancimino, prima che Ciancimino parlasse, perché io ho sviluppato nel 1993 il tabulato per telefono di Ciancimino. E io ho segnalato alla Procura di Palermo i contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i magistrati, con i servizi segreti, con quelle cose che lui sta dicendo dopo, che sono state scritte nel mio libro, che è di data certa, signora, questo libro è uscito dicembre del 2009. E le cose di Ciancimino ci sono scritte, lui le ha dette dopo. Ritengo che Ciancimino andasse sentito sin dall'inizio come indagato. E questo non è stato fatto, io l'ho detto ai miei amici magistrati di Palermo, che rispetto. Ho detto, secondo me voi state sbagliando, perché Ciancimino è stato partecipe con suo padre di questa attività, non è stato un testimone, il fotografo di casa Ciancimino che faceva le foto e racconta il contenuto delle fotografie. E poi c'è un aspetto importante, Ciancimino è certamente credibile per le cose che dice, però Ciancimino, se vuole veramente dimostrare essere stato fulminato sulla via di Damasco, e voi se volete dimostrare questo, dovete sempre scegliere tutto il patrimonio. Perché se Ciancimino ha i gioielli della nonna, o le case della nonna, o della bisnonna, o della zia, guai a toccargliele. Ma tutto quello che ha Ciancimino, tutto quello che è Ciancimino, è il provento dei reati, delle attività illecite di suo padre, che non può stare con Ciancimino, ma deve essere restituito allo Stato e ai cittadini a cui è stato tolto. Questo è il primo requisito perché Ciancimino possa essere credibile, perché possa scrivere i libri, presentare ed essere fulminato sulla via di Damasco. Perché non si può essere fulminati e avere il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Questa è un'abitudine che noi non dobbiamo consentire a nessuno. Perché quello che è suo non gli deve essere toccato. Ma quello che era di suo padre non è suo e non può essere suo. Quindi lui deve rispondere a tutte le attenuanti possibili per le cose a cui ha partecipato, di cui sta riferendo. Infatti, dopo che io ho detto per un anno questa cosa, adesso l'hanno indagato. Ma no, perché io ce l'ho con Ciancimino, perché se l'avessi con Ciancimino non avrei scritto le cose che ho scritto. Prima ancora che lui leggesse, anzi secondo me le ha dette perché ha capito che adesso stavamo cominciando a saperle senza bisogno che lui le leggesse. Quindi Ciancimino è un soggetto come tanti. Non può diventare adesso un eroe, cioè noi non abbiamo bisogno di costruire la verità attraverso quelli mafiosi che si pentono. Per me sono quelli che sono, hanno diritto all'attenuante, hanno diritto agli sconti di pena, hanno diritto ai trattamenti che lo Stato italiano, che la legge dello Stato italiano democratico ha voluto e che noi dobbiamo rispettare. Non siamo chiamati per commentare le leggi, noi siamo chiamati per applicarle. E c'è una legge che dice che chi si dissocia, chi contribuisce, chi dà un aiuto alle indagini, ha diritto a una serie di attenuanti che arrivano quasi ad annullare gli effetti delle condanne penali, ma le condanne ci sono lo stesso. Perché le condanne non sono un effetto sanzionatorio, sono un risarcimento di verità a chi quella verità è stata tolta. E quindi quello che penso di Ciancimino è questo. Per quanto riguarda le infiltrazioni della mafia al nord, con tutto il rispetto non le ha scoperto Saviano. Queste infiltrazioni ci sono da tantissimi anni, queste sono le attività nelle quali io mi sono misurato. Io diversi anni fa, ne parlo qui nel libro, ho collaborato con la Procura di Milano
processo alla cosca morabito, tira dritto. Sono stati dati più di 1000 anni di carcere, grazie al mio lavoro, al lavoro di un magistrato eccezionale, la dottoressa Balbaini, e dei poliziotti e dei carabinieri. Alla fine di quell'indagine abbiamo arrestato pure alcuni poliziotti e alcuni carabinieri, proprio così. E in quel processo, tanto per dirlo chi è Genchi, in cui fu acquisita la mia consulenza che avevo fatto per un'altra indagine a Messina sull'infiltrazione all'università di Messina, il Verminaio di Messina, indagine Pantarrei, dopo l'uccisione del professore Longo, gastroenterologo. In quelle indagini io mi ero occupato del professor ucciso di Bottari, mi ero occupato di Longo, professore Longo, gastroenterologo, quello che era stato sequestrato in Calabria, si ricorda? A Milano il professor Longo era accusato di traffico internazionale di stupefacenti come emissario della cosca morabita, perché da alcune intercettazioni si parlava di un medico emissario delle cosche che veniva definito Topone con la barba, che era andato a Milano, e lui era andato a Milano, è medico, lui è vicino alla cosca morabita, che due pentiti hanno riconosciuto, prima in fotografia e poi deriso, è lui. E è stato arrestato. Ha fatto ricorso al tribunale di esame, il tribunale di esame ha confermato la misura cautelare. Ha fatto ricorso in Cassazione e la Cassazione ha confermato la misura cautelare. Perché c'erano dei riscontri talmente precisi sulle dichiarazioni dei pentiti, il riconoscimento, i viaggi a Milano, gli incontri, il suo coinvolgimento a Messina, in Calabria, nei collegamenti con Cosa Nostra. E non è che non fosse difeso bene, perché lo difendeva tutto lo studio Pecorella, col professore Pecorella in prima persona, il processo. Dalla mia consulenza però è emerso un particolare, che nei giorni in cui il pentito sosteneva che erano avvenuti degli incontri a Milano, il professor Longo risultava in un'occasione a Taormina, in un albergo, in dolce compagnia, e in un'altra occasione alle Isole Eolie, in un altro albergo, sempre in dolce compagnia. Quindi era perfettamente riscontrato che non potesse essere a Milano e che non era lui, il famoso Topone. Il PM, di fronte alle dichiarazioni dei collaboratori, ai riconoscimenti, al tribunale di esame e alla Cassazione, ha chiesto 30 anni. Il tribunale l'ha assolto. La sentenza è stata confermata in grado d'appello e poi in Cassazione. Non solo, per alcune persone per cui il PM aveva chiesto 10 anni, 12 anni, 8 anni, sulla base degli elementi che lei era riuscita a ricostruire, il tribunale si è studiato la mia consulenza. Molto di più di quanto non ha fatto il PM, non perché non era bravo, bravissimo, perché non ha avuto il tempo, perché ha dovuto concludere, perché è arrivata la consulenza acquisita dopo che io l'avevo fatta a Messina. Il PM è una signora coraggiosissima e bravissima. Il tribunale ha avuto il tempo di studiarsela, c'era un giudice che smanettava col computer, a cui è installato il programma, poi ci siamo sentiti anche nel corso del processo, sono stato sentito per 11 udienze. Dalla mattina fino alla sera, tranne l'ultima udienza, solo mezza giornata. Un tribunale veramente presieduto da una donna in grandissima, il tribunale di Milano ha dei magistrati eccezionali, migliori magistrati che io ho conosciuto in tutta Italia, e non in procura, in tribunale. E alla fine, anche persone con cui aveva chiesto 10 anni sono state condannate a 25, 28, 30 anni. Tutto sulla base di quella consulenza di cui parlo diffusamente. La dottoressa Barbaini, dopo che il suo imputato è stato assolto grazie alla mia consulenza, quindi io non ho avuto difficoltà a andare in dissenso col pubblico ministero, questa è una cosa che mi capita frequentissimamente, mi capita molto spesso, io me ne frego. Con il pubblico ministero sono stato 5 anni senza parlarmi, era un processo in cui, un omicidio anche questo, in cui dei pentiti avevano accusato delle persone di aver commesso un omicidio per rubare la bianca, non si era mai trovato nemmeno il cadavere. E io sostenevo che non potesse essere loro
gli assassini. Perché non si trovavano in quel punto in cui sostenevano di aver sequestrato questa persona? E abbiamo avuto uno scontro durissimo in udienza. Io ho sostenuto la mia tesi lo stesso, nonostante lui mi avesse dato l'incarico. Non ho sostenuto la tesi che faceva comodo al pubblico ministero. E sono stati assolti. 5 anni dopo è venuto un altro pentito che si è accusato di quell'omicidio e ha fatto trovare il corpo. Per dimostrare che era stato proprio lui ad ucciderlo, dando una ricostruzione che era perfettamente riscontrata in quell'alfa e beta, quelle due persone che io avevo identificato che non erano gli imputati di quel processo. Il pubblico ministero mi ha chiamato, mi ha chiesto scusa e mi ha ringraziato. Ecco, questo per dire com'è. E in quel processo a Milano sono stati dati 1000 anni di carcere. Ora, ai calabresi, tutta la cosca Morabito, sono stati condannati a Milano persone che a Reggio Calabria erano state arrestate, avevano fatto le conferenze stampa, li avevano condannati in primo grado con delle sentenze sbagliate, poi li hanno assolti in grado d'appello e gli hanno pagato milioni e milioni delle vecchie lire di risarcimento di ingiusta detenzione. Il tribunale di Reggio Calabria è quello che ha pagato le più alte ingiuste detenzioni di tutta Italia, da sbancare il bilancio dello Stato, con tutta una serie di operazioni di polizia farlocche, per fare pubblicità, per fare carriera, che poi hanno portato solo a pagare ingiuste detenzioni. Questa è la giustizia finta di quelli che fanno la giustizia, che i cani che abbaiano per non mordere. Questi sono i cani peggiori, di cui veramente bisogna avere paura, quelli che abbaiano per non mordere. Questa è la giustizia, l'aldilà di questo governo, che abbaia per non mordere, che pigliando i pesci piccoli o decapitando i vertici della mafia militare dopo averla spremuta e utilizzata per andare al governo, adesso stanno annientando. Perché che bisogno ne hanno, per una volta che la mafia si è trasferita nei palazzi della politica, del potere, di quelli che hanno fastidio. Ecco perché a uno tutte le volte che il governo va in crisi vengono arrestati. L'ultimo che hanno catturato in Campania non era in Australia, non era in Lussemburgo, l'Olanda, non era al Polo Nord, al Polo Sud con i pinguini, era là a casa sua. Per 18 anni è stato latitante a casa sua. L'hanno preso nel momento in cui il governo è andato in crisi. E queste cose devono far riflettere. Perché qua nessuno crede più che i bambini li porta la cicogna o vengono nascono sotto il capo. Ormai la gente si è fatta furba. E quindi queste cose devono fare riflettere moltissimo sul potere della disinformazione di massa con cui loro pensano di controllare gli italiani. Però penso che sono arrivati troppo tardi. Stavolta arriveranno secondi, perché il momento della verità è vicino. L'Italia sta pigliando un percorso in cui proprio grazie a questo tipo di incontri, di attività, si sta seminando con queste pubblicazioni, con altre, con tanta gente che ha preso il coraggio a due mani e ha capito che non bisogna stare solo negli uffici, nei palazzi, sia pure di giustizia, a combattere, ma bisogna andare fra la gente, a parlare alla gente. Perché quelle poche persone che sono qua domani saranno disseminate negli uffici, nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, nelle fabbriche, e porteranno questa cultura di verità, questa conoscenza, questo patrimonio, consentitemi di dirlo, questa grande ricchezza. Perché la verità è la ricchezza di un uomo, ciò che ti fa sentire veramente felice, ti fa sentire orgoglioso di essere quello che sei, perché sai, non solo perché vivi, ma perché vivi sapendo, quindi la consapevolezza, la conoscenza. Il procuratore nazionale di mafia Grasso, 4-5 anni fa su un libro di Travaglio, veniva definito in maniera abbastanza inequivocabilmente abbastanza male, insomma, ecco. Cioè, ultimamente sembra che, cioè, uno che non conosce la sua, diciamo, quello che è stato scritto sul libro di Travaglio sembrerebbe una persona totalmente diversa oggi. Lei com'è che lo vede? Cioè, il Grasso di, è vero il Grasso che le scriveva Travaglio 5 anni fa su Implacabili? Come è vero il Grasso di adesso? Guardi, capisco che è irrituale, lei magari ci resterà male dalla mia risposta,
Però io devo dire che la definizione più simpatica di grasso non l'ho sentita da Gravatta. L'ho sentita da Marcello Dell'Utri, il quale conosce Grasso da quando era ragazzo e giocava nella squadra di calcio del Magicalo, la squadra. E Dell'Utri ha detto di Grasso queste parole. Io conosco Grasso da quando era ragazzo perché giocava nella squadra di calcio e l'ho sempre ammirato per una cosa, perché scendeva in campo anche quando pioveva, quando c'era un lago, e lui aveva la capacità di uscire, finire la partita, uscire dal campo senza mai uno schizzo di fango. E devo dire che Dell'Utri ci ha azzeccato. Siccome sono obiettivo nelle mie cose, so dare anche merito anche a Dell'Utri. Posso fare una domanda dal web? Domanda dal web? No, assolutamente. Non manco caputo, ora bevo la domanda dal web. Allora, ti chiede Simone di Zero Gas come mai i carabinieri sapevano già dal 95 il posto di Provenzano dove si nascondeva e secondo le disposizioni lasciate dai marescialli a cui è stato chiesto come mai fino all'arresto non erano intervenuti. Loro hanno dichiarato che c'erano delle forse ho letto la domanda sbagliata. E come mai i carabinieri sapevano già fin dal 95 il posto di Provenzano e dove si nascondevano l'hanno arrestato? Beh, insomma, come non hanno perquisito la casa di Rina, come il loro pentito che hanno portato per catturare Rina, che si chiama Di Maggio, che doveva essere il test della corona per accusare Andreotti, che era l'unico modo per non far passare per mafioso Andreotti, accusarlo di cose che non aveva mai fatto, quella l'aveva baciato prima. Guardate che nella letteratura di chi ha studiato Andreotti in politica non c'è un solo precedente di Andreotti che bacia una persona. Andreotti non è cuffaro che bacia tutti. Andreotti, secondo me, secondo qualcuno, non ha nemmeno baciato la moglie. L'idea che si potesse baciare con Rina non ci abbiamo creduto nessuno che lo facesse alla presenza di Di Maggio. E questo signor Di Maggio che ha fatto catturare Rina perché Rina non voleva più fare dopo aver fatto la strage del 92 e continuare la strage del 93, e solo per questo viene catturato, questo Di Maggio dice che Bernardo Provenzano è morto. E quindi non si cerca più Bernardo Provenzano, punto tale che i magistrati di Palermo non lo incrimineranno nemmeno, pur essendo capo di Cosa Nostra, per l'omicidio Lima. Si parla di atti storici, c'è la sentenza di incriminazione, non è mai stato incriminato, pur essendo il capo di Cosa Nostra. Perché? Perché era morto. E così quando nel 1995 i magistrati iniziano a verificare che i figli stavano volturando i beni del padre, perché era morto, mancava la anni, inizia una serie di misure di prevenzione, eccetera, arriva una lettera alla procura del Tribunale di Palermo di misure di prevenzione. Io ho sottoscritto Bernardo Provenzano, nomino mio avvocato difensore, l'avvocato Aricò di Roma. Appena arrivata questa lettera, tutti quelli che i dimaggiologi li chiamano di si abbeveravano a queste fonti di Di Maggio, del Rosso, eccetera. No, cioè è falsa questa lettera, non è Bernardo Provenzano che scrive il morto. Hanno fatto tre perizie per dire, e tutte e tre hanno confermato che quella era la lettera che ha scritto Bernardo Provenzano. Dicevo diversi saggi, perché Bernardo Provenzano è uno che scrive parecchio, insomma, l'ha anche dimostrato con i pizzini, poi ho usato la macchina da scrivere. E si fa un'indagine su quella lettera e chiamano me, perché quella lettera risultava spedita da un ufficio postale di Reggio Calabria, per il caso. Un ufficio postale che è alle periferie proprio di Reggio Calabria, quando si arriva a Gallico, che si sale, no? Primo ufficio postale, la buca. E io cosa faccio? Avevo una serie di tabulati telefonici di persone sospettate, e questi tabulati della cella, vicino all'ufficio postale, tutto il giorno. E incrocio questi tabulati con altri tabulati di altri mafiosi e di alcune zone della Sicilia, tra cui Villa Abate. E trovo un cellulare
che era partito dalla periferia di Siracusa Catania, era salito verso nord sulla strada, l'autostrada Ionica, è arrivato a Messina, aveva preso il traghetto, è andato a Via San Giovanni, è andato in quella cella vicino all'ufficio postale e poi era tornato indietro arrivando a Villa Abate. Quel cellulare era quello di Simone Castello, che era socio e braccio destro del sindaco di Villa Abate, del Partito Comunista Italiano, Fontana, che è stato condannato per mafia 2 settimane fa, grazie alla mia consulenza. Fontana, sindaco di Villa Abate, del Partito Comunista Italiano, era in quell'elenco che si trovava nella carpetta di Pio La Torre, che stava portando la federazione del Partito Comunista di Corso Calatafimi per discutere l'espulsione del partito, quando è stato ucciso. Vedete come torna tutto. Vedete come torna tutto. Torna il Ross, torna Provenzano, torna il Bacio, torna un processo Andreotti farlocco, un Andreotti che era finito politicamente, è stato celebrato grazie a un processo inutile e fatto male. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose. Perché se santifichiamo i magistrati anche quando fanno delle cazzate, come li fanno anche i magistrati del bene, come le ha fatte De Magistris, un grande amico mio, una persona maestra, grande simpatia, probabilmente se De Magistris fosse stato un po' più bravino nel fare il suo lavoro, noi oggi non saremmo qua a discutere di queste cose. E ve lo dico con cognizione di causa, posto che io non è che ho fatto il concorso di magistratura e mi hanno bocciato. Io non l'ho mai fatto, però avevo fatto gli stessi studi, quindi rileggendomi le carte. E siccome io ho il coraggio di ammettere i miei errori, perché la più grande virtù di un investigatore è quella di sapere fare tanti passi indietro di quanti se ne fanno in avanti. E io se sbaglio, come ho sbagliato tante volte in vita mia, l'unica fortuna è che sono stato il primo ad accorgermi. Quindi tutte le volte che ho sbagliato sono tornato sempre indietro. E in 25 anni di lavoro mi hanno potuto accusare delle cose più assurde di questo mondo, ma non sono stati capaci di accusarmi di un solo errore di una persona innocente che è andata in galera o di un colpevole che è stato assolto per colpa mia. No, non è mai accaduto, mai. Perché anche quando mi ero accorto di aver sbagliato, ho posto rimedio nella fase in cui avevo la possibilità di farlo. Con quell'onestà culturale, che è il più grande segno dell'onestà umana, è quella di non rubare, no, quella di sapere ammettere i propri errori e i propri limiti. Ecco, questo è l'approccio che io ci ho messo nel fare il mio lavoro. Ecco perché io me ne sto fregando dei Pentini, dei Ciancimino, degli Scarantino, dei Di Maggio. Per me sono numeri. Io valuto fatti, valuto dati oggettivi. Per me Di Maggio che dice che Rina si bagia con Andreotti è una bulla, una farsa. È lui che ti fa catturare Rina e chi lo cattura dimentica di perquisire la villa e non acquisisce le carte che c'erano in quella villa e non fa la perquisizione alla villa. Per me non merita di essere celebrato, di fargli i film, sia che si chiami Ultimo, sia che si chiami Primo. È chiaro, perché una persona del genere, al di là del fatto se ci sia o no un reato, non può fare carriera, può essere cacciato, perché non si può commettere un'omissione così grave, senza parlare poi delle altre cose che ha fatto Di Maggio, di cui probabilmente sentirete parlare nei prossimi anni. Chi vi parla non si è mai innamorato dei pentiti, ha fatto il suo lavoro, ha utilizzato i riscontri che servivano a dimostrare quello che dicevano i pentiti, e quando i pentiti hanno detto fesserie io ho detto no, questo non una volta, centinaia di volte, e quando mi hanno messo da parte perché non gli faceva comodo, a distanza di tempo hanno preso la rincorsa, hanno calcolato lo spigolo, sono andati a sbattere nello spigolo, si sono fatti male e poi sono tornati indietro e mi hanno richiamato. Quindi io aspetto sempre, io sono sempre al mio posto. Una, ce n'è una da Oscar, poi basta, che lui chiede cosa ne pensa di Saviano, la polemica tra Saviano e Maroni sulla 'Ndrangheta. Allora, io l'ho detto, poi si va a vedere un mio post sul blog del Fatto, sull'evoluzione di Saviano, lo trova sul mio blog, sul post, come ne ho parlato, non ripeto, magari si è collegato adesso,
e poi si rivede lo streaming, abbiamo parlato già di Saviano, comunque il problema sicuramente non è Saviano che fa le denunce legittime, ma quelle cose che denuncia Saviano, perché in Italia c'è sempre l'abitudine di far diventare un problema chi denuncia le cose. Sicuramente c'erano alcune imprecisioni quando ha parlato della vicenda di Falcone, degli attacchi a Falcone fattigli da Orlando, fattigli da l'avvocato Galasso, eccetera. Io ho anche scritto in un post di Saviano, se i veri nemici di Falcone fossero stati Orlando e Galasso, io penso che Falcone avrebbe vissuto per lunga vita, posto che peraltro io condivido e sottoscrivo le cose per cui loro l'hanno criticato. A proposito di Falcone, cosa c'era di far cancellati la gente di Falcone, se si può sapere? Quello è un altro mistero. Hanno cercato di cancellare la memoria informatica di Falcone, che mi sono occupato di recuperargli. Ti posso dire le cose che lui ha scritto di alcuni suoi colleghi che lo hanno ucciso in vita e che ora hanno dietro la loro scrivania la foto che campeggia di Falcone e Borsellino dopo aver detto peste e corna di Falcone e di Borsellino. Nel mio studio non c'è né la foto di Falcone né la foto di Borsellino. Io mi vergogno di mettere quelle foto, ma non per Falcone e Borsellino. Io mi vergogno di pensare che chi dovesse vedere quelle foto nel mio studio mi possa assimilare a molte persone in maniera ignobile, senza avere il buon gusto. Hanno messo quelle foto, si sono appropriate di quelle immagini. Io qui vi dico che erano gli amici di Falcone quando Falcone è stato ucciso. Si contavano sulle punte delle dita di una mano. Sono quei magistrati che evitano di dirlo che erano gli unici amici di Falcone. Il presidente Almerichi, che è una figura storica della magistratura italiana, attualmente è ancora presidente del Tribunale di Civitavecchia, ho incontrato l'altro giorno perché la collaborazione con quell'ufficio giudiziario ancora adesso. Falcone, prima di essere ucciso a Capaci, è stato ucciso dai suoi colleghi. Questi colleghi dovrebbero riflettere sul male che gli hanno fatto. Non perché Falcone non avesse fatto i suoi errori, perché come tutti gli uomini, alcune scelte di Falcone probabilmente sono molto discutibili per la fiducia che lui ha riposto in delle persone sbagliate, compreso qualche mio collega. E oggi mi brucia terribilmente vedere e pensare tutta la gente che con la morte di Falcone, con la morte di Borsellino, ha fatto carriera. Ecco, questa è una riflessione terribile. E questo mi fa pensare che sono stati gli unici che si sono avvantaggiati di quelle morti, che non sono i mafiosi che stanno scontando il 41 bis, perché loro per male stanno pagando. Ci sono altri che hanno avuto i vantaggi più diretti e più immediati di quelle stragi. E questo induce parecchie riflessioni che faranno parte della seconda parte del prossimo libro e del prossimo incontro che noi sicuramente faremo anche a Bergamo. Grazie. C'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro.
puoi fermare. Quello che sta per arrivare. Aleggio è uguale per tutti, questo lo devono capire. Nel momento in cui a questi signori le si osa solo sfiorare da lontano, questi signori si ribellano e distruggono tutte le persone che hanno solo il coraggio di fare il proprio lavoro. Allora Caselli sarebbe un militare! Giù le mani! Viva Caselli! Viva il culo antimafia! Viva Caselli! È proprio la rete che in qualche maniera ci ha salvati. E la rete ci salva e ci salverà. Sicuramente la verità verrà a galla. Io sono un cittadino, non un parlamentare, che è indagato per mafia. No, lei non è vero. Esiste la sanzione reputazionale. Qua stanno cercando di far sì che le indagini vengano insabbiate. Perché dietro non c'è soltanto la 'ndrangheta o la mafia, dietro c'è la massoneria. Viva Giovanni Falcone! Viva Peppino Impastato! Viva Pippo Fava! Viva Paolo Borsellino! E viva Giorgio Ambrosoli! Viva gli italiani dell'onestà e della legalità, ma anche del coraggio intellettuale della verità! Le minacce al testa non le fa nessuno. No, non sto facendo una minaccia, sto cercando di capire come mai. Le minacce al testa non le fa nessuno, se no io mi tolgo la tocca e me ne va. Capita chi? Nella vita non lo vedo. Caselli, non Caselli. Caselli. Viva Caselli. Viva il culo antimafia. Ora vai, che vai,